Ragazzi, buonasera a tutti. Bentornati. Live serale, oggi proviamola col sergente Smith. Siamo in gioco qui. Oi Carter, dimmi. Vediamo un po'. Tiriamo la U. Posso. Bene. Sera. Buonasera. Aspettavamo lei. Buonasera, sergente. Chiedo scusa per il leggero Ritardo di ritardo. 8 minuti. Infatti, Vabbè, ho detto 21:30, 21:40, insomma. non arriveremo mai per 21:40 in procura. Ok. No, vabbè, ma non abbiamo un Ragazzi, appuntamento, ecco. stasera devo La procura andare in 10 ci procura per aspetta. una denuncia Quindi contro la diciamo siamo polizia. abbastanza parati, in teoria. Andiamo, andiamo intanto. Mettiamoci un Adam. Sì. M5 che mi piace di più. Ok. Ok, io mi sono messo sportello dietro. Vedo Perfetto. io. Ok. E quindi, sergente, c'hanno. Non so se aveva letto, ha avuto modo di Ho avuto modo di leggere approfondire. le mail, sì, l'ho denunciata. Sì, mi aveva chiamato, comunque me l'aveva anticipato il procuratore Sacchi riguardo Ah, ok. l'accaduto della denuncia poi che si è rivelata fittizia, quindi sì, lo sapevo già. L'avevo già Perfetto. stato anticipato, solo che poi dopo appunto non sapevo se avreste fatto la controdenuncia oppure no. Diciamo che. Siamo stati presi a parole da quando abbiamo cominciato a effettuare il nostro lavoro a quando Mamma mia. l'abbiamo mandato ai secondini, insomma. Sì, e poi diciamo che come loro salvalgono dalla loro facoltà Ragazzi, il mio di microfono lo sentite bene, parlamentare alla equilibrato col procura, volume di noi ci avvaliamo della gioco? nostra facoltà di sporgere denuncia. Ho Cosa? detto come loro hanno facoltà di andarci a denunciare, lo possiamo fare anche noi e lo facciamo. Giustamente, ovvio. Oddio. Hai visto anche tu quello che ho visto io, eh? Madonna. Ma che cazzo è successo? Oggi ti dico solo che qua vedevo un buco, quindi vado molto piano. Ah, ottimo. Comunque non ci hanno cambiato gli stipendi, Carter. Veramente, che scam. Smith, dica qualcosa pure lei. Che ci scammano. Vabbè, ora stiamo a vedere la procuratrice che ci dice. La procura sta al 5.000, giusto? Sotto, tu basta vai dritto, va tutto giù. Sì. Scusa, non era qua a destra, dopo Central Park? Aspetta, oddio, me la so persa. Dove cazzo sta? Ci siamo andati ieri. Questa? Studio legale? No. Scusate, Come è sto nominata ricordando. sulla Questo è il mappa? tribunale. Sì, eccomi, scusatemi. Procura, Tu stavo eccola qua. dicendo, prima Piras Smith dica qualcosa, eh? Su No, Carter. dico, è del coso, dei stipendi che dicono che ci aumentano, ma non ci aumenta. Infatti, sentire Scott, che il sindacato ha fatto qualcosa, ma alla fine non Guardi, l'hanno fatto. io piuttosto che dar corda a Scott, a Fred, Ma povero, cosa c'hai contro Fred mi sta poco Scott? altamente sulle palle, non lo sopporto. Allora, che sia pesante, lo diciamo tutti, però. No, 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 mi sta proprio sui coglioni, Smith. Ma scusa, è quella gente con cui hai avuto il diverbio l'altro giorno per i porti Esattamente. d'armi. Ah, adesso si capiscono tante cose.
Questa qua è la procura. Sì, hanno smirato il punto, però sì, è questo sulla destra. Un parcheggino in questa procura? No. Pronto? 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 Bisogno? Parcheggia qua. Non so, chiamata lei. Io a lei? Io l'ho parcheggiato il marciapiede. Ma è possibile? Sì, ma di là non c'è marciapiede. Ah, cioè. Forse aveva contattato la removal. Ah, sì, forse, sì, ma sì. Ok, vabbè. In realtà è quale? Sì, mi sa che mi ha chiamato 24 ore fa. Perfetto. Io non la volevo lasciare qua, però. Oh, che cazzo dobbiamo fare? Se New York non ci sa parcheggio. Chiudila. Chiusa, chiusa. Pedan 3080 di un veicolo sportivo nero con LED rossi. Richiediamo di 50, già numeri 20. Adam 1 in coda. Adam 2 in coda. Comunque, ragazzi, mi sento, sono la recusa da Marshall. Ma l'ho persa, mi cercava? Sì, la cercavo, sergente. Senta, mi ha detto un agente di polizia che lei ha la possibilità di entrare nei fascicoli dell'investigativa per quanto riguarda i mandati di cattura. Salve, Marshall. In che senso? Non lo so, perché le spiego. Il vice direttore Ors mi ha incaricato di prendere i vari fascicoli che ci sono nei ragazzi che hanno il mandato di cattura, così da poi inoltrarli a noi Marshall. Non ce li ho io. Non ce li ha? No, okay. No. Ok, bene, allora, perché già si era chiarita la situazione con il... Se mi spiega meglio la questione, magari posso cercare chi ce li ha, ecco. Quello sì, posso farlo? No, più che altro... Allora, le spiego. Nei mandati di cattura, voi della polizia avete il motivo per il quale è stato arrestato, il motivo del rinvio a processo e i vari vabbè, reati che insomma ha fatto per mandare il seguente ragazzo al mandato di cattura. Ci serve sapere se avete i fascicoli, quindi tutte le cose scritte che il ragazzo ha fatto, così noi da prendere spunto dove muoverci insomma per trovarlo. O per quale persona? Dei mandati di cattura, i ragazzi che c'è nel mandato di cattura. Ma io che ne so, riguardo, ma non sembra di cattura, non so nulla. Non ne sa niente lei? No, ma di cattura perché non mi hanno detto io. Di parlare a voi sergenti, perché erano a bassi grado. Occhio con le pitta. No, guarda, magari mi spieghi più tardi che ora sono occupato. Sono sì, in procura. Sì, vabbè, la situazione sì, si era già risolta con i procuratori, perché mi ha detto che... Sì. Non posso riderci, va bene, buonasera. Va bene, come sempre, arrivederci. Guarda Oscar, guarda chi c'è. Buonasera Oscar. Sì. Buonasera, procuratore. Ah, ma che c'è? No. Violenza domestica, Sacchi. Gente, fate qualcosa. Ma dovreste... No. Sacchi già ha avuto il brivido di mettere le mani. Devo chiudere un attimo gli occhi, Meglio subito. Va bene. Ho pulito un attimo, ragazzi, devo fare una cosa. Si riesce a fare in poco tempo, vediamo. Che devono farmi una cosa, la tua staff ha perso il mio ex. Ah.
Mi sa che niente, non si riesce a fare. Sa che no, niente, non si riesce a fare ora. Ok, sei riuscito a fare, dai, perfetto, perfetto. Bello che c'è ancora il 5M quello vecchio io. Tanta gente gli hanno installato, gli hanno, se ne hanno scaricato il 5M, non l'ho aggiornato. Io ho ancora quello vecchio. Requesting server future. Future policy. Future policy. Perché non logga? Ok. Perfetto. Mettiamo la reshade. Scannata. Perfetto, questa qua. No. Ambient occlusion, ok. Via. Perfetto. Ok, perfetto. Adesso provare una cosa. Ok, perfetto. Eccomi qua, buonasera signori. Buonasera, Sono sergente. venuto con gli agenti Chi appunto è per la che questione della è denuncia. agenti? Chi è che è il capo della municipale? Ma come si No, come si permette? Cos'è? permette? È il sergente Smith. Come ti permetti, Oscar? Guarda che ho imparato da te io, Ma ce l'hai la palettina? eh. Assolutamente sì.
Figa, allora fai come Catone, a piedi fino al Francuccio. Fa male. No. Bastardo. Fa male, eh? Ma quanto cazzo... Ma fa più male del manganello. Sì, io ti dico solo una cosa, Sacchi, se te ne tira un'altra, smetti di respirare. Ma è sgravissima. Esatto. Infatti, perché dovremmo usare il manganello quando abbiamo quella? Ah no, è vero, non ce l'ho. Non te la sei meritata, evidentemente. Solo poca gente c'è nella paletta. Solo gente selezionata? Esatto. Ah, ho capito, ho capito. Sì, vabbè, ma ho scritto Ministero dell'Interno e Polizia di Stato sopra, insomma, ne sono parecchio. Ma è stata cambiata. No, sulla paletta cambiata. Non si legge Ministero dell'Interno, solo nell'anteprima. Ok. Che carino. Vabbè, ma poi allora, cosa... sergente, i due agenti qua, gli splendidi agenti qua, sono stati accusati di del falso. Oh, ho sentito, sì, sì. Quindi, insomma, abuso di potere, violenza e così via. E appurando dalla bodycam dell'agente che non c'è assolutamente nessun reato compiuto appunto dai ragazzi, hanno deciso appunto di controdenunciare la signorina per calunnia. Adesso procederemo a contattare l'avvocato. Ascolta. E gli comunichiamo che andrà a processo. Lo fate adesso? Lo fate? Mm? Lo fate ora? Sì, okay, mi risponde. Ma, noi dovremmo avere un nostro avvocato a nostra volta? Niente, poi ci stai, che cazzo, io non ne posso più. Esatto, ragazzi, l'accusa è per noi. Cioè, allora vinto, abbiamo già vinto, se Sacchi, cioè. No, lo farei. Ah, beh, va bene, va bene, uguale, uguale. Voi non avete capito, io non faccio più un cazzo. Lui è il mio maestro. Basta, non faccio più un cazzo. Sacchi non fa più un cazzo, è pensione anticipata. Ah, ha deciso di fare il Marshall. Sì, vediamo chi riderà quando il vostro comandante vi lascerà a piedi. No, quando non ci darà più lo stipendio. Perché ci andremo, andremo a fare il lato. Perché ci dovrebbe lasciare a piedi? Eh? Perché ci dovrebbe lasciare a piedi? Anzi, quando sarà bello incazzato. Stasera, spoiler. Per... No. Per? Mm? Per ne cosa? Parliamo, ne parliamo dopo, loro due c'hanno gli occhi viola. Anche io. Ah, posso, tutti così. Qua? Porca miseria, non possiamo fare una cosa un passo falso. Vabbè, quanti spect avete di media? Ma padre, momento, puoi parlare. In questo momento. Parla. Non penso che Smith ci abbia 300 spect. Sì, Smith sì. Smith è famoso. Noi... Smith è come... È come Cucciola. Il figlio di Cucciola. No, scherzo comunque. Non ho niente da dirvi, era un prank. E niente. Addio. Io penso già di saperlo perché... Sì, tu lo sai già. Immagino. Vediamo. Immagina poi. Ma guarda, finché non ci siamo di mezzo noi... Ma ci mancherebbe che sei in mezzo te. Ma guarda, se no non eri... Se no non era non ti era neanche messo a aprire quella porta. Addirittura. Già hai rischiato una volta nella tua carriera? Quando? Quando hai provato a mettere le mani. Vabbè, quello... Allora, se andiamo a vedere la bar, è arrivato in ordine da un superiore. Continuiamo. Io meglio. E qua sta degenerando la situazione. Grazie del follow, Nick. Vabbè, che dobbiamo continuare, abbiamo già finito, nel senso. Sì, abbiamo già finito. Devo soltanto contattare l'avvocato appena disponibile e gli comunico che siamo a processo. Perché la signorina è venuta proprio con l'avvocato? Sì. E certo, la signorina pensava di aver ragione. Contro un poliziotto senza avvocato. Ah, che carina. Sì, mi sa che sto giro pezzi di merda lo scrive a caratteri cubitali davanti alla centrale, però. Sti cazzi, cioè, nel senso, con la riarresto e riandremo a processo, cosa devo fare? Ma che se la riarresti dopo il mio è un aggravante, ma che è so worth l'aggravante. Ma guarda, noi non la volevamo neanche arrestare, Sacchi, è lei che ha fatto la resistenza per 10 minuti di fila. Ma avete fatto bene arrestarla, anche se non volevate dovete arrestarla lo stesso. Cioè, capisci che dopo 10 minuti che sono lì, signorina per cortesia salga, non sale. Qui Anam 4.
4, siamo nei pressi del 395 per un 1055. Non lo so, quindi noi... Voi potete andare se volete, poi se volete stare qua e diventare Marshall, tra poco arriva il vice direttore. Oh. Vabbè. Però che bello, cioè ti immagini Marshall? No, stare qua davanti alla porta di sacchi, non fare niente tutto il giorno. Mamma mia, prendere lo stipendio, fare la pianta qua in procura, che bello. Ma sì, infatti Mosca fa pianta qua. No, no, ma pure i ma cose, io non conto, io non lavoro più, basta. Ma tu non lavori più. Io da oggi in poi porterò avanti solo le accuse contro gli agenti di polizia, basta. Inculo solo a voi, è l'unica cosa che farò nella mia carriera. Bravo. Scusa, no, non avanzerà ma mai. Quindi sei un attimo incoerente, perché cioè a sto giro ci devi difendere, quindi come fai a portare avanti contro no, di noi? No, vi difenderei, non io. Ah, perché tu non entri proprio? No, io sto lì come spettatore, seduto nel cilindro sulla sedia. No, non aspetto per ergastolo. Niente il ritorno della famiglia. Sì, mi ergastolano perché ho arrestato vabbè, una dai. Che era pure senza patente, certo. Vabbè, dai, allora poi se mi ergastolano arriverà un figlio chiamato Nick Sacchi. Vedi un po'. Nick Sacchi. Nick Sacco, oddio. Un altro? Sì, va, sì. Va che ne abbiamo già uno che si chiama Nicolas. Vabbè, uno si chiama Nick, l'altro si chiama Ahmed Sacchi e siamo a posto. Vabbè, così la prossima volta ci pensi due volte. La Sacchi's Family. Sacchi, sappiamo che tu hai sparso il tuo regalseme per tutta New York e Los Santos, quindi voglio dire, un paio di figli in giro li troveremo pure, no? Anche perché sei passato solo io, anche se sei passato tu, ma ti droghi. Gli altri che fine hanno fatto? No, non potrei mai. Ma oddio, non lo so, non potresti mai. Ma no, Michino. In servizio, ma sei pazzo? Ah, beh, sì. Ma la signorina da chi viene avvisata? Dall'avvocato? Sì, certo. Cazzo, mi guardi, malaia, ma guarda quel pirla. Ma io l'ho scritto in corsivo. Io... Mi guarda quel pirla lì, non me. Gliel'ho scritto anche in corsivo, Sacchi. È stato un piacere, avete cose di cui parlare, vi lasciamo soli, arrivederci, grazie. Certo, arrivederci. No, grazie a voi. Occhio, Sacchi, al regal seme. Cosa? È un rinomato spargitore di seme, Sacchi, non... comunque, roba dei prive secondo cose. Me è quella quando lo sa impazzisce. Io quitta. Lo ma cosa sta succedendo qua fuori? C'è Marshall steso per terra. Si lascia... Non so che c'entra una macchina in procura, ma... Allora, arrivederci, signori. Arrivederci, grazie. Scusate per l'imprevisto, la vostra Adam è stata un po'... Danneggiata? Sì, da... quel branco di cretini che girano quell'angolo lì. No, vabbè. Quindi, cioè, guardate che carrello che c'è da c'è credo quello che mi ricevete. Oddio, va bene, grazie. Assoluto. Scusate, signore. Sai che ha risposto negativo l'intelligente? Di 5 che succede? 15-5 dico. Scusa, fai il seno in radio. E c'è un evento al Civico 60. La partita potrebbe andare a fare un controllo? Dimmi noi? Dice Adam 4. Sì, va bene. Grazie. Prego, smesso andare perché sta chiacchierando. 10-5. Prego, riesci a salire? Grazie. Negativo non è riferito a lei. Chiudo comunicazione. Prego, collega, salga. Ma servirebbe un attimo Smith. Ah. Oddio, Smith. Serve Marshall. C'è. Senti un po' il Marshall, hanno un piccolo problema. Domanda, cioè... voi avete il muscoletto per sequestrare i veicoli, diciamo? No. Abbiamo un sequestro? No, non ce l'abbiamo, noi dobbiamo portarli al Civico 160. No, è che il problema è che ce l'hanno dentro. Dentro la procura. È al secondo piano della procura. Una delle tante che ci entra giornalmente. Dicon, posso chiederti di ripetere il Civico? Dove sta l'auto? Cosa avanti? Dove sta l'auto? Mi ripeti il civico di questa cosa qui? Dove sta questa auto? Pista? No. Tempo. Dov'è? Venghi. Ma dove? Faccio un video quanto è bella la nostra procura. Ah, qua. Venghi.
Ah, proprio accorciato le strade. Perfetto, a posto. Grazie, gentilissimo, veramente gentilissimo. A posto, a posto. Che succede, ragazzi? Eh no, ci ha saltato un po' una macchina in procura. Arrivederci, grazie. Ah, aia. Andiamo. Smith, che ha beccato? Mamma mia. C'è la gente disponibile al pottimento centrale interrogativo? Senti, dicono. Se ci da 2 minuti la veniamo a prendere, dica. Ci vuole a fare il controllo al 60. Veniamo allo Santos. Sì, sì. Fermalo un po'. Spinga il motore a costi sulla destra. Spinga il motore a costi sulla destra. Per quale motivo? Polizia, accosti immediatamente il veicolo. Ma sta scherzando, appena fatto un incidente lei mi dice di accostare così. Accosti il veicolo? Accosti il veicolo? Ma mi sono appena spaccato. E allora chiamerò l'ambulanza, eccola qua, guardi, c'è l'ambulanza. Ambulanza, ambulanza! Bene, scendo dall'auto. Ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ma cosa non ha fatto? Scendo dall'auto. Cosa ha fatto? Scendo dall'auto, subito. Negativo. Spenga il motore. Negativo. Ah, stiamo arrivando. Metti davanti. Al 60? Metti davanti. Affermativo, la situazione in codice 4. Facciamo io, dammi chiudere. Ma tranquillo, arrivo io da voi. Dai, Smith, aspetta. Io fermo, non voglio scappare, non voglio perdere. Spenga immediatamente il motore. Sì, ma voglio solo capire. Spenga immediatamente il motore. Io, se non mi dice motivo perché mi ha fermato, io non scendo. Scendo dal veicolo. Siamo degli agenti di polizia, non è che gli dobbiamo chiedere. Sai. Perché mi parte la U, Dio mio? Presenziamo l'evento, ci assicuriamo che tutto si svolga nel migliore dei modi e poi andiamo. Se non penso che duri molto. 10-4. Io lo parcheggio questo, Smith? Poi chiamo gli agenti di New York, comunico 10-80. C'è il radio nel mio Police Department, mi ricevete? C'è il radio? Check, avanti. Check, avanti, qui avanti. Adam 5, siamo all'inseguimento di un'auto a New York. Siamo al Civico, questo è il Civico 5000. Vi chiediamo il C50. Affermativo, Delta 2, convergete voi. Delta 2 momentaneamente è stato studiato. L'auto va piano, ma comunque continua a porsi l'arresto. Affermativo Delta 3 di status. Io signore, avete visto l'infrazione dei poliziotti? Fate usare il megafono, però. Polizia, accosti c'è immediatamente il veicolo. Ma che cazzo? 10-4. Descrizione c'è del veicolo, l'auto. Colleghi dello Santos. Muscle car nera. Siamo davanti a loro. Siamo davanti alla macchina, però continua a porre resistenza. Scendere, sali. E ma perché sali. Cazzo cambi posto? L'ho fatto per farlo veloce. Ma perché tu scendi? Non scendere, cazzo. Tanto non si ferma, appena scendi riparte. Ma che cazzo, bello. Siamo al Civico 5002. Siamo qui. Mi sono spaccato. Ma? Oh,
Un'auto c'è venuta contro, ciao, guardate fuori strada, siamo nel seguimento, proseguiamo. Io, ma calmatevi, cazzo, datevi una cazzo di calmata, complimenti. Dai, fate veloce che devo andare, dai, su, dai, mi avete rotto il cazzo. Alza le mani subito, contro, no, il, ma muro, contro, dai, il muro, contro il muro, contro il muro. Ma che coglione, si sbiri di me. Delta 4, è stato su, no? Sembra rompere il cazzo. Preso. Preso. Maretatelo. Wow, dai, manetta, mi fai veloce. Signore, le sono adresse, diritto a rimanere in silenzio, se cosa dire, farò la potestà utilizzata in silenzio di buona, diritto ad un avvocato, qualora non si potrà permettere una, era affidato ad un ufficio, facciamo una cosa veloce, stia fermo. Devi rispondere, se ha compreso i diritti. Sì, ho detto sì, devi stare fermo. Ho compreso i diritti, sì. Devi stare fermo. Lei non mi può perquisire. Sì, ti posso perquisire, sei stato d'arresto, fermati. Sì, fermi, subito. Voglio si fermi. L'avvocato, le vostre webcam, le vostre si matrici, fermi subito. Ciò che avete fatto non è giusto. Si fermi subito. Ma ne avete da cazzo. Colleghi, per quanto riguarda il veicolo, lo mettiamo in sequestro? Sono ammanettato. Non posso sì, più. Sì. Aspettate che lo perquisiamo. Lo devi far tu. Dai cazzo, muovete, non ho tempo da perdere. Carter. Dica. Continua. Com'è? Continua. Perquisiscilo. Dai, veloce. Agenti, vi occupate voi del sequestro del veicolo. Che devo andare? Sequestri con lei. Eh? Lo portiamo alla tonnellata del sequestro. Tanto che faccio l'incidente, voi volete accostare. Mamma mia, sbirri del cazzo. Voglio sapere la sua matricola, che dopo vorrei parlare con un suo superiore. Un certo Coleman, non so se lo conosci. Guardi, padre. Ce l'ha lì dietro un superiore. Ecco, ho detto, operatore di 83, mi dirigo 50-37 per il sequestro del mezzo. Sì. Dica. Lei ha fatto l'infrazione, si è preoccupato del suo lavoro del cazzo prima della mia salute, infrazione. Noi abbiamo chiesto di scendere dall'auto per aiutarla, poi non possiamo andare a posto. Ma chi cazzo vuoi prendere in giro, testa di cazzo? Dai, facciamo veloce, ti prego, che devo veramente evidentemente scappare. Evidentemente è abbastanza evidente che non conosce la giurisdizione americana, insomma. Nell'esatto istante nel quale circola come un pazzo in contromano, automaticamente è un pericolo per la cittadinanza. Ok, chiedo scusa, andiamo. Non è un problema. Veramente devo andare. Noi ci possiamo distaccare di... Allontanatevi. Roger. Occhio, ok. Arrivederci, colleghi, buona serata. Proprio 10 minuti, quindi se facciamo in 10 minuti posso restare. No, non faremo 10 minuti. Cosa? Quanto cazzo è? Arrivederci, civico. Civico 50-37, colleghi. Rimozione, okay. New York Removal. Che c'è? Allora, sì, dovrei avere uno zaino, ovviamente. Documento trovato. C'è uno cosa zaino, scritto? Non lo sappiamo. Adam. No, il cellulare non può. Adam 3 certo. È stato solo. Non finire, 50... Finché non sono in cella, lei non può togliere il cellulare. Questa è una stecca di sigarette? Sì, non è illegale. Non è illegale. Collega, come si chiama il soggetto senza patente in centrale? Io sono una persona per bene, chiedo scusa di quello che è successo, però è di fretta, devo andare in procura. Ah, deve andare in procura? Sì. Io una persona per bene, non prende e scappa mentre degli agenti chiedono di accostare. C'è, Santiago. Voi volevate accostare solo perché ho fatto l'incidente, non... Veramente, non mi dica che vi eravate fermati per chiedere come stava, che volevate farmi un controllo e tutto quanto. Che 80, chiedo scusa. No, non fa nessun controllo. Va bene, chiedo scusa, possiamo andare veloce, però, per piacere. Lo tengo io. A posto, tutti i vestiti poi c'è qua. Va bene, ho sequestrato. Ah, fatti un attimo, no. Roberino, mi ricevi? Sì, lo posso lasciare anche a lei intanto addosso. No, il cellulare me lo lascio. Il cellulare non posso lasciare. I colleghi del 180 di Los Santos sono ancora nella nostra frequenza. Affermativo, avanti. Ora dobbiamo arrivare a Los Santos. Avete controllato, sì. Perché io qui non si può fare una cosa qua a New York. Metallo all'interno dell'auto del soggetto. Ah, e no, non l'abbiamo controllata noi, punto. Va bene, allora li prendo in carico e sì, veniamo lì a New York al dipartimento comunque a fare il resto, quindi ci vediamo lì al vostro dipartimento. Vieni avanti, Hernandez. Bel dipartimento. Se vuoi prendo coordinazione, okay. Ricevuto, agente, no, siamo nel vostro dipartimento, ci vediamo lì. O'Brien, TA 30 secondi. 10-5, Paperino. Affermativo, lo puoi fare mobile se vuoi. Grazie.
5 sta su 3 per 10. Centro sinistra. Allora ci divertiremo. Dove vai? Dove devo andare? Nelle celle devi andare. Ah, va direttamente sotto? Sì. Dove vai? Sinistra. Mamma mia, oggi sei tutto strano, eh. No, è che non ci vengo mai qua. Vabbè, ma l'avrei vista come fatta la senta. Delta 5. Ma dove vai? Non esiste una porta. No. Dai, cazzo. Ma è lì dietro. Signori, dove state andando? Ma veramente. Ripeti. Va bene qua. Buonasera, ha bisogno? Ci sono i parcheggi a destra. Comunicazione vuota del mi dica, bisogno? Sì, le celle sono su, se vi servono le celle. No, entriamo da qua. No, sì, c'è pure l'accesso qui. È più comodo per... Pecorino, per lui, mi dicevi? Rischia di perdere il. Ecco qua, Delta 5, mi diceva. Ah, ok. Come preferite. Collega, mi riceve? Prego. Ok, prego. Segua il collega avanti. Dai, mi può portare lei che non ci voglio di cambiare. Agente Pietra, no, mi prego. Ricevi? Segua il collega. Allora striscia. O mi porta lei o striscia. Decida lei. Se la portiamo noi poi non vede più nulla, quindi le conviene camminare. Le conviene camminare perché sennò poi non la vediamo più, non vede più nulla lei. Ah, ok. Interrogativo, chiaro, qualcuno però sa o conosce qualche numero, la frequenza radio, un numero telefonico di quelli della rimozione? Sempre dritto? Dovrebbe essere segnato in applicativo il numero telefonico, collega. Qui metri, svoltare a sinistra. Collega, voglio il numero del pecorino, mi dicevi? Io questa centrale la conosco, destra, qua, e poi sinistra, destra, destra. Agente Pietra, prego, mi dicevi? Lo conosci? E certo. Prego, visto qui. Non sono mai stato arrestato, ma la conosco. Qui. Perfetto. Perfetto. Questo, mi piace questo. No, questa che c'è. No, questa. No, vediamo qua. Vabbè, gente, mi disconto dalla... Centrale operativa, mi riceve? Qui Adam 5 LSPD, mi disconnetto dalla vostra radio per tornare in frequenza 5. Intendo gli agenti che hanno trovato, hanno perquisito l'auto o le celle. Hanno trovato qualcosa dentro l'auto? Stiamo arrivando. Vi apro una cella, collega, signori. Sì, grazie. C'è radio qui, Smith. Io, no, prima di far tutto quanto voglio sapere se avete trovato qualcosa. Sono rimasto l'unica Adam in servizio. Sì. Prego. Sì. E tutte le altre dove sono finite? Ah... La maggior parte delle regole sono allora... a fare il corso, a Matarazzo e altri. Mi ha fatto l'arresto, che ci devo parlare. Deve fare il sì, corso? Sì, un secondo solo adesso. Non lo so, l'auto... sono ancora in centrale, credo. Ok. Gente. E tu, l'auto, dico anche fai. Del signore? Io? Sono in centrale a continuare, perché, vabbè, non c'è un piano, non c'è nulla da fare, non ci sono gente. Gente, vedete un collega faccia un centrale mobile, centrale operativo mobile. Okay. Cosa? C'era un agente. Trovi un collega che faccia centrale operativa mobile. Okay. C'è un collega, non è che lo posso trovare. Io scusate, dai, che devo veramente scappare. Lo trovi e poi vado, nel senso. Arrivo in ritardo. Smith, il documento del signore ce l'hai? No, non ce l'ha addosso. Yes, Watson. Signori, c'è addosso? Okay. Io in teoria, in quanto minorenne, io sono minorenne, quindi determinate cose le potete fare. E cosa non possiamo ci fare? Dovrebbe essere un tutore legale. Io non potrei non parlare, potrei non far tutto, non potresti neanche perquisirmi. No, in realtà no, il codice penale ci permette di trattarla come una persona maggiorenne. No. Sì, no. C'è scritto. Non posso neanche finire in galera se per c'è scritto, minorenne. Codice penale tratta i minori uguali. Ma come, non esiste il riformatorio? Vogliono controllare. Riformatorio. Okay. Ascolta, no. Voglio un tutore legale. Silenzio, agenti. L'auto la stanno portando qui in centrale. Allora, leggo okay, chiaramente, le cito questo. Come? Sì, ok, dai, facciamo una voce, attendo dai. Fuori no, per... Scherzo, per... Perfetto, vada. No, sì, scherzo, dai, scherzo, andiamo. Allora, va. Veloce, no, che male, ora si mette a leggere tutti gli articoli. Le cose con le CPR non prevede distinzioni per minori perché spesso e volentieri non siano informazioni riguardo a genitori o tutori. Quindi per minori si procede con rinvio a processo per ogni reato commesso, almeno che al momento del reato non ci sia presente un genitore. Quindi ragazzi, da rinviare a processo ragazza. Io ok, fate veloce, perfetto. Ti prego. Mi capisci, cazzo, fai veloce. Chiama un procuratore. Devo andarmi, se no me ne vado in qualsiasi modo. Sì, chiama un procuratore per il mio processo. No, dai, che procuratore, vedi di nuovo mettere ad arrestarmi. Cooper? No, buonasera, Cooper. Ci vediamo, buonasera, bella ragazza, perché un cazzo, ci vedete che devo andare veloce. Buonasera, Cooper, senti, tutto bene, tu? Ma tutto a posto, Ok, Cooper, senti, allora abbiamo arrestato un minorenne, a quanto pare. Aspetta un secondo, La maggior età qua si ha 18 anni o si ha 16 anni qui? 18 anni, no? Sempre. No, 18 anni. Esatto, per la patente a 16 anni, sì, esatto. Comunque, quanti anni hai?
16. Ha 16 anni quel ragazzo, quindi è minorenne. Ha commesso un reato. Il codice penale specifica che i minorenni devono essere inviati a processo qualora dovessero commettere questo tipo di reato, sì, a meno che non ci sia un genitore presente durante l'arresto. Ah. E lui era da solo in auto. Nessuno. Quindi dobbiamo chiamarti. Ma non c'entra essere da solo in auto. Ma stai scherzando? Mi vuoi rimandare il processo? No, 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 c'è scritto a meno che non sia presente. Ma vaffanculo, io me ne sto per andare. È scritto a meno che non sia presente il genitore. Ma svegliatevi, porca puttana. Mentre ha commesso il reato. Sti scemi del merda, poi. Dice durante l'arresto. No, c'è scritto... Sì, durante l'arresto il genitore. Se c'è presente il genitore, risponde lui. Allora, ma mi ascolti o no? Ah, c'è scritto, quindi per i minori si procede con il via processo quando il reato commesso. Io tra poco me ne devo andare, neanche due minuti. Al momento del reato, non so se capisci la mia lingua. In quel caso risponde lui a quest'ultimo reato. Quindi se mi fai la cazzo di multa, metto il mio reato, io me ne vado. Nel codice penale c'è scritto. No, vai a processo. Sotto la riga rossa che c'è giù in fondo. Io due minuti di numero, indipendentemente se avete fatto o no, io me ne vado. Vabbè, e noi poi eventualmente faremo quello che dobbiamo fare. Sì, ma sappiate che non vorrei. Puoi venire qui, c'entra la mia. Se tu che sei scappato, è colpa mia. C'è il telefono che suona, c'ho il telefono addosso. No, non c'era il telefono addosso, mi sono dovuto il tramvio. La prossima volta ti fermi, ti fai controllare la patente, eccetera. Sì, ok, però io devo andarmi tra due fuori. Minuti. Il signor l'agente o cobra. Mi può chiamarlo qua, per fuori? Ok. 5, 4, 3, agente o cobra? 2, ora. Sì, c'è il tempo per cazzeggiare, però quando viene arrestato c'è, non c'è no, il no, tempo, veramente, stavo dando in procura sì, va bene, occhi. Ok, perfetto. Non ci credere, cazzo! Non mi fare nervosire, ti prego, non mi fare nervosire. Non ragazzo, mi fare nervosire, non occultarti. Patti chiari, amicizia lunga. Sì, patti chiari, tua mamma lunga. Sì, perfetto. Ti muovi, no, per cortesia, che vado a fare al di fuori. Sì, affermati, sì, capisci? Sì, devo sì, proprio sì. Andare. Sì, sì, non mi dire sì sì con quel tono sei, da ora rincoglionito, per piacere. Ora sei in arresto. Non dirmi sì sì con quel tono da rincoglionito. Guarda che è un insulto che tu ci dici su $7,500 di multa che vanno. Poi, basta chiamarmi, oh. Vieni un secondo, oddio. Nella ho macchina tu c'era del mio processo io. Ok, c'era del metallo nella macchina, me l'hanno passato, non so, è cos'era qualcosa di strano. Cos'era giorno? Un cuore di metallo? Non mi ricordo, aspetta, vado a vedere. Sì. Era illegale? No, però c'era qualcos'altro da fare, non mi ricordo. O fai o ti stacco tutto. Perché dobbiamo litigare? Sono le 10:20. Perfetto. Sono stanco, ti devo portare e vai a dormire. Basta. Ma non riesco. Non viene frega niente. Adesso stacchi, siamo fatto io. Non farli litigare come al solito. È da Oh. Aiuto. Non mi interessava questa, sinceramente. Sto prendendo qua. Cosa? Io. Che si è sentito tutto quello che ti stanno dicendo. Dai, ho capito, vai, ho capito. Io mi servo una mano, veloce. Sì, allora facciamo che... Prima che mi picchiano. Sì, resti in cella, tu, ok? Ok. Resti in cella. Facciamo, aspetta un attimo, fammi fare due secondi, un attimo, una cosa. Tanto sì, sergente sì, Coleman mi conosce, no, sergente tanto, Coleman. Cauzione immediatamente perché deve andare via sto ragazzo. Cauzione immediatamente, te la dico subito. Mi sa che non c'è nel cap cauzioni questa qui del minorenne. Giuro che mi picchiano, non sto scherzando. Te la devi inventare. La decidiamo adesso un attimo. Ma fai veloce, questo ragazzo deve andare via. Dili 60 secondi che rompa meno il cazzo. Ma... Ti assicuro? No, serve adesso la cauzione perché sta andando via, carina. Dice deve... Che reato ha fatto? È mancato alta. Mancato alta? Fai 40.000? Quanto si fa? Però minore. È un minore, sì. La cauzione... Qual è la cauzione minima nel nostro 20.000, esempio? 25.000, non mi ricordo. 20, allora fai... Facciamo 20, va col culo, vai. Fai 20.000, fai 20.000 di cauzione. Perfetto, ciao. Fate 20.000 di cauzione e mettetegli la cavigliera, sì. E mettetegli in soggetto trattenuti e appena torna poi se ne occuperemo dell'arresto, ok? Sì. Vai, siete capaci a fare sta cosa, dai, su. Non si apre la cella. Ecco, me la apro io che ho le chiavi. Ok. No, non ci funziona. Non ci credo. Un attimo. Ok. Ora fuori.
Madonna mia. Sei fuori? Io lo vedo dentro. Ci stai? Svoltato. E niente. Io tutto quello che avete appena detto non ho sentito, scusate, mi stavo da bastonando. Perché non riesco a bringarlo, madonna mia? Posso chiedere una cortesia? Sono collega 19. C'è un soggetto con una maschera nera nei dintorni del Galli Custom che ruba i veicoli. Scusa, perché riesco a bringare te, ma non riesco a bringare lui? Si identifica con le cose. Sono un po' infamato, ma era perché c'era qualcosa sotto, capisci? Girati. Ma dopo mi sono accorto che stavo per prendere, allora mi sono fermato. Niente. Che cazzo di foto di fare? Siete trattenuti. Ok. Di ricapito di pagare la canzione. Si identifica giustamente. Ci ha togliere gli occhiali? Dove stai ora? Sto facendo sempre di impedire. Arriviamo un attimo alle scelte. Gli occhiali? 078, sono un agente di New York. Parlando con gentilmente, devo fare un controllo. Inizio per programma. Civico del Galli. Ok, girati. Tutto ok. Gli occhiali? Ora riesco, sì. Tolti, tolti, tolti. Sosa. Sono bello, ok. Adam 2, ripeto, fate un controllo al Galli. 20.000, Smith. 20.000 di euro di cauzione. Check status 2. Adam 1, controllo al Galli con la situazione su tutto ok, gentilmente. Oggi è 6. Sì, fai suggerire tratti, non vai la fedina. Dico, non possiamo spostarci che qua c'è una situazione più importante all'input. Sì. Sono già tenuti. Anzi, se riuscite a venire magari qualcuno che ti chiediamo almeno due ore, quindi se entro quando ritornerà, poi dopo deve pagare la cauzione. Siamo all'input per la casa del centralino. Ok, va bene, fedina, poi manca due altro. Sta succedendo qualcosa di non so cosa all'import di importanza. Vabbè, adesso vedremo. Da quale c'è da sono? Ok, aspetta la fedina, adesso la faccio. E tocca fare la multa pure per l'altra roba. Buonasera. No, non si fa la multa per il via processo. Allora, no, la cosa... Buonasera. Io, mi sembra un po' eccessivo, però sto dicendo tutto questo. No, è solo la procura che hanno la scorta, procuratore. Ma come belli, si chiama il signore? Ho fatto solo un... Come si chiama il signore? Adesso dico subito. Operativa quella... Tanto lui... Io, ma non ho mancato solo l'altro, addirittura procuratore, marshal, tutto quanto. Ma state scherzando? C'è un documento? Sì, ce l'ha. Documento? Me l'ha rubato. No, ce l'ho io, ce l'ho. Aspetta, glielo do. E glielo do a lei, procuratore? Sì, sì. Prego. Tanto faccio la fedina. Vabbè, fai la pedina, abbiamo fatto 20.000 di cauzione, messo la cavigliera, adesso lo tratteniamo due ore nelle celle, appunto perché non deve stare per protocollo due ore nelle celle. Un'ora. Due ore erano. Due ore dentro le celle in attesa di pagamento della cauzione. Allora, decidetevi, però sono due ore. Anche... nel modulo interno della polizia c'è un'ora, fatemi fare. No, sono due ore, vabbè. Riguarda. Vabbè, comunque sono due ore qui dentro che stare, e adesso... signore, sente? Sì, la sento. O trova qualcuno che paga la cauzione. Comunque entro la data del processo lei deve pagare la cauzione. Prima del processo, se non avrà un aggravante in tribunale. Sarà suo compito doversi trovare un avvocato per il tribunale, per il processo. Ok? Quindi trovi un avvocato appena uscirà dal carcere, appena uscirà dalla centrale, perché lei sarà trattenuto due ore solo massimo. Quindi uscirà domani già. Domani uscirà dal carcere, cioè qui dalla centrale, si trovi un avvocato perché è meglio che previene appunto il tutto quanto, ok? Un tutore legale non va bene. No, dovete farsi un avvocato. Io non c'ho contatti in città, l'unico mio amico che ho è il sergente Cole. C'è l'albo degli avvocati, cioè. Se non può permettersi, vado in procura e trovare uno in procura. In procura glielo troviamo noi. Allora, se si presenta senza avvocato, capito? Il processo non si fa, quindi vedo un po' lei, aspetterà ancora. No, quelli d'ufficio non li voglio. E allora deve decidere un avvocato e pagarlo. Ma dai, ma quelli la dell'ufficio lo fanno solo per rubarmi i soldi. C'è scritto, se noi lo diciamo. Quelli d'ufficio non hanno voglia di fare veramente, seriamente l'avvocato. Cioè, una causa persa loro non cambia nulla. A me cambia gli anni di carcere, di galera. Quello è il minimo se vuole difendersi. Sì, dai, prendo uno d'ufficio, però ne possiamo riparlare magari un po' più tardi, un po' domani, perché... Adesso c'è la due ore, domani. Poi dopo lei si va a dormire, e domani quando si risveglia chiederà agli agenti di uscire, gli agenti la libereranno, perché appunto c'era scritto che lei potrà uscire dopo due ore dal suo arresto. A lei.
lo lasceranno andare, lei prenderà, se ne andrà per i fatti suoi, si troverà un avvocato, o lo paga o va in procura a chiedere un avvocato d'ufficio, e via, basta. È chiuso lì, poi ci sarà il suo processo che verrà fissata la data. Ma non è un po' eccessivo il processo per un mancato altro? No, è il codice penale. Sì, ho il codice penale. Ma che codice penale? Il codice penale specifica che il minorenne non è segnato al processo qualora non ci sia il genitore presente durante il reato commesso dal minorenne. Se c'è il genitore, invece paga il genitore. Qual è il codice penale che mi sta contestando? Mi scusi. L'articolo. Qual è l'articolo penale che mi sta contestando? Sta enunciando. Lei è in arresto per mancato alt e resistenza pubblico ufficiale. Eh? Oltraggio pubblico ufficiale, anche perché qua ha detto mi ha insultato. Mi ha detto tua mamma lunga, mi ha detto. Mamma quindi, lunga. Sì, perché gli ho detto non la faccia lunga, sì, tua mamma io, lunga. Io ma li sai gli articoli? Guardi, gli articoli certo che li so. Vai, me li detti. Senza impiegarci troppo. Ma scusate, non siamo, ma se ne dovevano andare. Questa cosa siamo qui a perdere tempo a citare. Io colui che mi voleva bastonare è diventato il mio avvocato. Nei miei pensieri, colui che voleva bastonarmi è diventato il mio avvocato, siccome fa quel lavoro. Allora vuole provare ad aiutarmi. Vabbè, comunque nel senso l'articolo penale, l'articolo illecito penale stradale mancato alto 1.14 e abbiamo resistenza pubblico ufficiale, articolo illeciti penali 1.58, resistenza pubblico ufficiale. Ma oltraggio pubblico ufficiale invece abbiamo... Articolo 1.38. Ecco, 1.38. Io quindi ci sono tre codici, cioè tre contestazioni. Cioè tre accuse. Tre accuse, di cui la prima... Mi sono distratto al volante no, e mi sono quella lì non la stiamo tenendo conto della guida pericolosa e l'incidente che ha fatto, ma il dopo, quando è scappato dalla volante mentre la inseguivamo con l'auto, e dopo quando è sceso dall'auto si è messo a scappare, e dopo quando mi ha insultato qui in cella. Vabbè, non la portiamo per le lunghe, facciamo comunque, questi moduli. Sì, ma la fuga non è un reato. Sì, mancato alta si chiama. E resistenza al pubblico ufficiale è un momento in cui fugge a piedi. Perché resiste al pubblico ufficiale di persona. Comunque. Io intendo la fuga a piedi, non è reato, no? Certo, sì, resistenza al pubblico ufficiale si chiama. Vabbè. Ok. Vabbè, facciamo così. Vabbè, comunque, si trova per un avvocato e conviene. Chi si occupa ma non posso tipo patteggiare. Lui si è occupato dell'arresto. Sì, potrà patteggiare, si trova un avvocato, allora. Poi si riferisce ai procuratori, potrà patteggiare. Come no? Chiedo scusa? Occhio. Messo sempre tramite l'avvocato. Avanti dall'avvocato. Appena sta per un avvocato, si presenta in cioè, ho 16 anni, non voglio no, che noi non siamo messati all'imparto, siamo a New York. Procura si presenta e poi patteggerà. È a posto, arrivederci. Arrivederci. Vado a dormire in cella, siamo... nella cella. Sì, mettetevi siete nella cella qua. Ah, perfetto, arrivederci. Ok, le ho detto, scrivi che stasera di fare quello online. Scrivi che è trattenuto nella cella A. Quando sì, già messo il trattenuto. Quando hai le bodycam, fai il modulo online, così ci leghi tutti ciao, i link drive. Ma che pentito, vabbè. Sì, drive, mando drive, ci metto 10 giorni. Vabbè, sì, insomma, quello uno che però rimane, sì. Perché poi sì, abbiamo sì, avuto sì, dei problemi. Adesso la diamo uno, ci spostiamo da New York. Un programma che poi dopo un po' si cancellava. Ok. Quindi, però nelle bodycam si devono vedere tutti i reati che avete messo ora. Quindi il mancato alt e l'oltraggio. Tutto dall'inizio fino adesso. Sì, 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 sì. Bastano anche soltanto i pezzettini, se devo fare. Forse ce l'ho anche io l'oltraggio. Sì, sì, sì. È un processo semplicissimo, basta dimostrare che è stato commesso effettivamente il reato e basta. Sì, 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 se no c'ho tutto. Ok, basta mi alleghi quello e poi niente, ci pensiamo noi. Ok, e devo fare i moduli del rinvio processo? Sì, sì, e sì, quello online. Quello online okay. Lo fai direttamente, ti consiglio quando hai quando ho la bodica. Va bene, ok. Perfetto. Io ho fatto signori, una foto al documento e la sua faccia. Se già ti fatto, serve. Sì, sì, già okay, fatto. A già posto, fatto. A posto. Perfetto, arrivederci. Arrivederci, agente. Arrivederci, agente. Metta verbale nel rapporto che sono stati trovati oggetti metallici. Poi adesso si confronterà con la gente di New York che l'ha trovati. Con del metallo all'interno della. Ma non usciamo abbiamo... di qua, la macchina di qua nostra. Ma che minchia, l'altra volta abbiamo un agente a terra. Dove?
L'ultimo 10-100. Andiamo adesso. Mi ricordo, non era in pattuglia con lei. C'è Cradio, che succede? Abbiamo la gente a terra, la gente presumibilmente scomparsa. Ma dove? Vicino alla centrale del rottamato. Necessità 1050, dico. Civico 359. Ricevuto. Chiamo i medici. Se avete terminato con l'import, sì, recatevi tutti quanti al 1100, l'ultimo sul GPS. Per favore. Sì, recatevi tutti al 359. 10-4. Ma chi ve l'ha detta la puttanata che non c'è sta una risposta corretta? Voi non le vedete nemmeno le risposte. Carte nessuno di mali, vi siete persi? 10-5. Non trovo più i miei colleghi Carter sulle mani, no? Sono arrivato adesso all'aeroporto. Sì, eccoci, ci siamo, Smith, ci stavano chiudendo questi di New York. Ma è stato che cazzo? Ma va, fa culo. Smith, siamo qua fuori la centrale di New York. La macchina è sempre nel garage, non è che si sposta da sola. Chiusi i cancelli. Siete entrati all'interno. Lei non si permette. Io non so, raga. Cazzo dice, avete fatto? Non si capisce un cazzo, Smith. Ma seguivatemi, no? Cioè... E hanno richiuso il cancello. La loro madre, mamma mia. Dove dobbiamo andare? Il 1100. Vai, messo. Vada, uno converge al 1100. Coleman, sei in servizio? Sì, sto qui. Sei in Lincoln o perché non ti vede nessuna dama? No, stavo in centrale io. Ah, è vero che sono davanti alla centrale. Ma quindi non si trova Scott in perspettiva, non sappiamo dove si trovi? Coleman? Avanti. Non si trova Scott? No, il collega è andato con Scott e Peter, ci sta solo Peter insieme al collega Lamar Johnson. Manca sia la pattuglia che lui. Vabbè, guarda, non possiamo farne anche meno di cercarlo, Scott. Mi aspetto. Giusto, Smith? Mi aspetti. Ma non c'è andare, Ahmed, lascia stare. Vabbè, non è che ci possiamo non andare. Cioè. Ma no, diciamo, guarda, è morto. È stata la prima volta che mi vedo processo una persona, Cooper. Come? Ciao Cooper, è stata la prima persona che ho, un primo minorenne che ha arrivato a processo questo. Davvero? Sì, non mi era mai capitato. In tutto tempo. Hai visto, sempre la prima volta. Meno male. Allora, non è, denuncio porto tanto. Dove cazzo stanno i rinvii a processo qua sul disco? Comunque, domanda. Sì, ora mi occuperò io con gli agenti, poi dopo di farli compilare bene il rapporto dell'invio. Che dovranno farlo ben dettagliato. Mi raccomando, agenti, Smith, ancora non sono detective, non mi fai fare i rapporti, porca troia. E niente, a posto per altro. Sì, tanto di rinvio non mi interessa, a me interessa avere i documenti contraffatti, sì, e il denaro. Carter, un rapporto oggi per diventare detective domani. Ho detto anche a Coleman, mi ha detto entro stasera mi invia tutti i rapporti, voglio vedere. Fate gli scammoni. Perfetto, dai. Ciao. Ciao. E i reati imputati? Quali sono allora? Resistenza all'arresto, mancato alt, oltraggio pubblico ufficiale. Il procuratore chi era? Quello lì con i capelli neri? Bonzo? O Pat? Chi è quello lì? No, sono libera. Controllo un pochettino. Siamo arrivati. Devi respiratorio. Comunque. Mettiamo a 200 giallo.
Vediamo un pochettino se è meglio. Ma chi è questo? Mezzogiorno sembra. È Johnson, Lamar Johnson. Quello senza occhio. Lamar Johnson. Un centrale di ciechi. Carica. Scarica. Vai. Uguale, buonasera. È libera comunque. Ok. Perfetto. C'è un bat, c'è un po' di battito, no? Chiama il radio, mi dici, no? Ha chiamato 3 chiamate abbiamo fatto. Il radio? Radio 4. Radio 4. No, guarda, 4 2. 2 o 3. Check my dice ci siete? Check my sì. C'è un dottore disponibile, signori? Qui è l'SPD, mi dire. Non devi mollare qui proprio è l'SPD, mi ci vede. Come? Sì. Non devi mollare il defibrillatore, sennò è inutile. Sì, l'ho mollato per terra, tranquillo. Prova nella 3. Vabbè, continua con la prova nella 3. Nella 3, prova nella 3. 2 e 3. Nella 3? Sì, sì, una delle due era. Uno delle due era 3. Vediamo un po'. Check radio. Qui è l'SPD, dottore, mi ricevete? Vediamo un pochettino quanto sta. E Smith, chi era quel procuratore lì con i capelli neri? Abbiamo effettuato una chiamata sul centralino, è riuscito a convergere, c'è un collega a terra. Come? Francis Cooper? Francis Cooper, sì. Ok. Curatore. Bassi. Se riuscite, fatemi sapere. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo far morire il collega o no? Ma che non ci sono sti medici? Ma quello non ha lasciato le mail, però. Niente. Al 359, sì. E lui è scappato. Niente, con 200 euro la situazione. Vabbè, c'ho l'identificativo con l'altro. Speriamo, dai. Nel frattempo, allora, non ha nulla nel naso, non ha nulla nella bocca. Arrivano o no? Come? Arrivano sì, o no? Sì, arrivano. Continua, carica. Che abbiamo fatto con 200, col 100? Vai 360 è l'altra. 360. Dovete allontanarvi. Sì, esatto. Vai con la 600 volt, dai. Ma che 600 volt? Si fa? Attaccalo alla macchina. Ormai... Smith, apri il cofano della macchina, prendi i fili. No. Prendi i cavi, vediamo Smith, che vede il Raptor. Il Raptor è più grande. 360 è il massimo, Sono 5000 watt, praticamente. Volt, scusami. Watt. 5000 volt. Volt. Ci sei? Vai. Vai, mi allontano un pochettino perché cosa no. Tutto tuo, vai. Te l'ho mandata in privato le mail, ragazzo. Carica. Che era stato. Ok. Ok, perfetto. Vedo che si muove. Scarica. Ok, vedi. Controlla la cassa toracica. La cassa toracica vedo che si muova. Muove, aspetta. Ok. Vediamo un po'. Sì, si muove, vede che si che si alza. Leccalo un po', dai, che guarisce così. Leccalo un po', vai. Oh, allontana sto cazzo di cane, oh. La mattina bada il tuo cane, Coleman. Lo sta svegliando, dai. Ma che lo sta svegliando, che gli sta pisciando in testa? Ma il tuo cane abbaia, se non sei romato, Coleman. Quei cani tuoi quanti in che modi abbaiano? 3000 modi? Sì, nel senso hanno diversi tipi di abbai. Ah, è vero, Ringhia anche il tuo cane. Ringhia e abbaia sempre. Mordilo. No. Sta buono. Medici o no? Finalmente. Sì. Arrivano o no? Sì, sta arrivando. Ah, Smith, ho un lavoretto per te dopo se vuoi. Cosa? Si chiama proprietario dell'import. Madonna mia, quel... Oh, bello. Ah, mamma mia, un rompiscatole. Io manderei voi due. Andiamo... potete risolvere un po' un problema. Andiamo lì. Andiamo, risolviamo il problema. Ci hanno rapito il direttore. Niente. Ci chiamano qui perché il collega a terra. No, ma voi dovete prendere la mia denuncia. Ho capito, che abbiamo un'emergenza. No, la dovete prendere la mia denuncia. No, la denuncia la prendiamo in centrale. Gliel'ho detto, vieni in centrale. Invece no, lei me la deve prendere qui sul posto. Io sono buonasera, buonasera Conti. Buonasera che dottor succede? Conti, guarda. Allora abbiamo provato una scarica da 200 giallo da 360, ma niente. Ci deve pensare lei. Deve controlla un po' i parametri, collega. Sai come la cassa toracica si muove, respira leggermente. Okay. Nient'altro. Andiamo un poco. Collega i sensori.
Ok, il battito c'è. Smith, ma adesso fanno le fatture anche noi. Già sono collegati dietro. Fanno le fatture anche noi. Boh. Sta rialzando. Non abbiamo un'assicurazione sanitaria. Ah, fagli Coleman, vuoi sapere una cosa? Dagli un po' una fiala di adrenalina Coleman. Per... Dimmi. Lo sai che la lotteria stasera, il primo numero era Alan Scott, però non ci sta. Non ha vinto. Quindi non ha vinto. No, te lo giuro. Oh, chi ha vinto? Un altro ragazzo. Però Scott era il primo. Sì. Farlo per forza. Scalmo, Peter. C'ha un colpo d'amma da fuoco vicino all'occhio, se vedi. Sì. Sì, sì. Alan Scott è presente, okay. Non è presente. Dobbiamo prendere un secondo pelle e portarli in ospedale. Ok. Comincia a aprire un secondo le porte. Ok. Un attimino che vi facciamo spazio. Se, la vuole se vuole mettere l'ambulanza qui davanti, magari. Faccio un po' di spazio. Ai. Che faticaccia, Smith, eh? Mamma mia. Che lavoro. Ma Skywalker, oggi a che denuncia siamo? Quarta, quinta? Quarta, quarta denuncia. Niente, sulle mani voleva fare il pelo a... a Giovannino, là. Conoscete un buon avvocato, sergenti? No, due buoni avvocati. L'avvocato sull'albo. Giraldi. Guarda, perché Giraldi, è successo? Abbiamo quattro denunce oggi. Ma avete preso la carta denuncia? Non penso. Sì, sì. Non penso, non me l'ho avvertito. Finché non vi chiamano in procura non vuol dire che non avete preso la denuncia. Si prepari, si prepari. Finché non avete preso la denuncia vi chiamano in procura per vedere le body. Secondo... Esatto. Seconda di stasera, ragazzi, sì. Per quello, quindi tranquilli. Vabbè, sì, gli unici che hanno preso veramente una denuncia sono stati Carter e Sulemani. Che sono i primi a essere convocati in procura. No, ok, niente, carta. Grande lì dentro. Però alla fin fine si è rivelata calunnia. Alla fine della denuncia si è rivelata la calunnia, quindi hanno controdenunciata la persona. Ah, bello. Già. C'è che processo proprio. Sì, è rivelata processo per calunnia. Tipo un tronco in extremis. Oh, no? E pensa che non siamo ancora detective, è già il primo processo dobbiamo andare. Bello. Che carina. Mi devi ripagare per nuovo questo. Bene, ma la perdo, perché hai aperto il cofano dell'ambulanza? È rotto? Infatti sì. Avete problemi all'ambulanza che si è aperto il cofano davanti? Abbassa il cofano. Vederci, altrettanto, altrettanto. Di... Se volete vi passo i cavi per la batteria. Vabbè, Coleman, sì, sali con noi? Guarda, adesso andiamo su. Sali con noi? No, andiamo in piedi? Centrale, no? Vabbè, il cane sale sul cambio, cane. Ah, vabbè, la prende in braccio. Ah, lo prende in braccio. Vediamo. Non passa da qui. Dove passa da sopra? Al giro l'altro, sì, perché se passi da qua fai gli zzz. Ok. Ah, che carino. Cioè, se passi da qua c'è alta probabilità di fargli zzz. Vabbè, un buon investimento. Chi non si sa, però la maggior parte delle volte uno su quattro crasha sempre. Ah, che buon investimento la centrale. Ecco lei, Coleman. Cambia auto, che è tutta l'ercia. Sì, adesso la cambio. Cambia la gallercia, non la andare a riparare, mamma mia, capito? Stronzo. New York appare essendo sulla neve, Dio mio, tutta bianca la macchina. Vabbè. Ma New York fa più freddo che allora, fai la pianta? Oh, no, un po' il cane. No, mi metto un attimo dentro, se vuoi portare il cane in pattuglia. No, no, hai fatto col cane, no? Portatevelo voi, no? Messo meglio in tre. Ma il cane che è? Il cane è un agente. Il quarto, certo che è un agente. No, quarto. Non è un agente. Non è assunto, non c'è l'applicativo, non c'è. Ma scusami, se deve ancora imparare. Deve ancora ma se interviene, imparare. Certo. Interviene solo se gli viene detto. Dove va questo fuori servizio? Sì, autorizzato. Sta fuori servizio, sta. Ogni sera, sì, quasi ogni sera. Comunque, alla fine, magicamente, come va? Alla fine magicamente mi hanno scritto tutti quanti che sono assenti per motivi X, Y, però cioè nel senso io questi motivi qua, nel senso le reclute non possono essere assenti, non capisco perché ancora continuo a sostenere le reclute di voler essere assenti con i permessi. Vabbè, niente, però tu segniamo tutto, poi se qualcosa li cacciamo. Vabbè, ciao. Ciao. Volevo fare una prova... Una prova di tiro sulla ruota di Deacon. Prova. Provo? Vai, autorizza lei, eh? No.
Ok. Sì, sì, già preso appuntamento per i due privé. Vabbè, quindi dobbiamo andare da quello dell'import, non ho capito. No, no. Pattugliamo. C'è cazzo, te ne fotte. Ma abbiamo la gente dispersa, signori? 10-5, smetti. Dove siete voi? In questo momento qui siamo a Dunnets, per un sostanzio. No, abbiamo la gente dispersa, scusate, no, non ho capito. Guardi, se no adesso rimarremo noi a terra, dispersi anche. No, dico, abbiamo Scott disperso o cosa? Credo di sì. Facciamo una ricerca nella zona di questo rapito, non so, boh. Aeroporto, vai aeroporto. Adesso fermeremo ogni auto che becchiamo. Aeroporto? Sì. Vabbè, no, quello non è ancora esagerato. Tenete sotto controllo la situazione. Magari se vedete che non risponde da nessuna parte, fate l'annuncio, poi cerchiamo contatto della gente. Fred Scott. 10-4, procedo subito. Sì, non ora, aspettate un attimo. Parlo. Ovvio. Noi ci stressiamo al lavoro o no? Ma, penso che lo stress sale dal momento che spari, credo. Ma guarda, forse è meglio sparare, meno stress, almeno una volta che finisci per terra, sei per terra. Che cazzo dici sulle mani? Se, se. Vabbè, se ce la faccio. Preferisce non usare l'asfalto, ma ci sono. Sì, sì, almeno sì, che non la usa il criminale l'asfalto. Quando non smiri. Quando non smiro. Che cazzo sono queste? Guarda qua. Quanta carne fresca. Vedere la procedura corretta. Mentre invece i colleghi comunque di New York si metteranno sempre vicino. Buonasera. Senza che saliamo a bordo ci mettiamo, sì, a fianco. Sergente, mamma buonasera. Mia, buonasera. Buonasera. Signori, stasera c'è stato il corso pratico. Cazzo, si rivedono persone che non si vedevano da 3 giorni. Tipo Redwick, magicamente ti sei liberato per il corso. Ando. Redwick, ti sei liberato per il corso magicamente, eh? No, non magicamente, ho provato del tempo libero per una settimana di ferie e magicamente negativo, non è passata una settimana, siamo passati al massimo 2-3 giorni. Lei della Vega lo sa che è sospeso tempo indeterminato, vero? Non so neanche il motivo, perché lei non legge le convocazioni, sa? Magari così impara. Non ci sono in città. Sì, certo. Le starà rendellando tutte, le starà. Scusa. Poi che abbiamo qua? Qualcuno smetta almeno per il corso? Sì. Poi abbiamo qua. Perfetto. Alto Brando, alla fine l'arma l'ha ricevuta lei? No, signore, ho controllato l'armadietto un momento. Perfetto, allora stasera riceverà l'arma. Vedo lo dico. Lei, Matarazzo? Sì, con la sua autorizzazione procediamo. Credo che lei, Matarazzo, è molto sveglio, vero? L'armadietto, lei mi chiedeva. Ma io nella giornata di quel giorno che lei ha detto che c'era, io ho controllato, non c'era. Poi sei stata messa in serata tardi. Sì, dopo che è stata via. Allora, stavamo facendo vedere come si effettua un 10-55. Abbiamo fatto prima una prova per vedere come si comportavano i colleghi. Adesso facciamo vedere come viene effettuata nei minimi dettagli per procedere poi a un 10-55 in sicurezza. Perfetto. Con la sua autorizzazione continuiamo nella spiegazione. Procedete pure. Vedo che il collega Brando è stato preso un attimo dai colleghi di New York. Giusto 2 secondi, ragazzi, li attendiamo perché c'è un responsabile di New York che comunque voleva presenziare per vedere un attimo le nostre procedure e prendere spunto. Lo so, ragazzi. Buonasera. Ecco, buonasera. Buonasera. Chi è il responsabile tra voi due? Qui, io. Salve, ci siamo già visti. Oh, Materazzo, sì, non sì. Sono Brando. Okay, bene. Brando.
Allora mettiti tu alla guida per favore, se... Simone, un attimo che tu sei il guidatore, faccio il capo pattuglia. Ecco con me per valutare se farlo istruttore. I colleghi di New York... Salve. Loro tre sono i miei istruttori, loro due sono i miei istruttori. Manca il terzo che purtroppo ha un permesso. Aspetta Fede, se loro vogliono presenziare. La settimana prossima. Sono bravi sullo strutturo. Sono bravi queste regole. Cioè ti disturbo. Procediamo noi a fare una prova effettiva, quindi siamo noi che siamo il capo pattuglia, il guidatore, l'altro istruttore. Quindi se volete presenziare, volete vedere un attimo per quanto riguarda le procedure corrette, altrimenti se il sergente ha qualcosa da dirvi, fate pure, poi comunque in separata sede. Ok. Andiamo pure. Sergente, sì. Ok ragazzi, mi raccomando, orecchie aperte e guardate bene ciò che facciamo. Il collega Rondo si metta in auto, per favore. Senza che ci muoviamo, ragazzi, diciamo che a questo punto il collega abbassa un attimo i finestrini. Accenderà le sirene. Io da capo pattuglia intimerò al veicolo fermato di accostare sulla destra. Ora c'è il megafono, quindi adesso c'è anche, quindi senza che urlate, potete comunque dire col megafono: polizia, accosti immediatamente il veicolo. Benissimo, vedete, quindi senza urlare e fare le scimmie urlatrici, il veicolo accosterà. Ok, va benissimo. Una volta che il veicolo si è accostato, intimerò io da capo pattuglia al soggetto di spegnere il veicolo e mettere le chiavi sul cruscotto. Dopodiché il radio, quindi adesso prendo la mia radio che sono collegato in 5.25, Adam 1 effettua un 10.55 al civico 99 di una sportiva di colore bianco. Questo perché ho detto una sportiva? Se io non me ne intendo di macchine, potete anche dire genericamente il modello. Quindi in quel caso è una sportiva e quindi ho dato il colore bianco. Dopo che mi sono accertato che il veicolo ha spento il motore e ha messo le chiavi sul cruscotto, scendo dalla volante e intimo soltanto al guidatore di scendere dal veicolo e seguirmi dietro la volante. Quindi solo il guidatore gentilmente scenda dal veicolo, solo il guidatore. Ok, le chiedo gentilmente di seguirmi dietro la volante, passi dietro sopra il marciapiede onde evitare problemi alla circolazione. Essendo che i civili ultimamente sono abbastanza irruenti, ragazzi, facciamo passare il soggetto fermato sul marciapiede che ci seguirà di avanti. A questo punto io chiederò la patente di guida, mentre il collega sta sia visionando il soggetto all'interno, quindi mi sta coprendo, e sia sta verificando a chi è intestato il veicolo. In questo caso, ragazzi, io che sto controllando la patente sto dando una copertura di 180 gradi al collega Rondo, e Rondo mi sta dando una copertura di 180 gradi a me. Quindi noi stiamo coprendo un angolo di 360 gradi, e in questo caso noi stiamo operando in sicurezza. Ok, adesso il collega mi sta mostrando una bella patente, il collega Rondo sta vedendo qua. Se siamo in prossimità di un luogo abbastanza frequentato da persone, il collega Rondo mi dirà soltanto, alzando la voce, le iniziali della persona fermata. Bene, quindi, signori, io vi saluto, buona proseguimento. Buon proseguimento, buon corso, arrivederci. Grazie mille, sergente. Arrivederci. Ok, una volta che vedo che si trova nominativo, il clima centrale che si deve fare con quello. Arrivo subito, Mi sembrano serie le nuove reclute. Grazie. Cheat. E poi parlano.
Rieccomi ragazzi, rieccomi. Mi sentite? Sì, perfetto. Rieccomi. Che hai detto, Smith? Rieccomi, era il mio pensiero. C'è Coleman che sta lì, sta lì sopra. Gold, no, è gold quello. È gold, no, c'è pure Coleman. Mi pare un gold io. Mm. Portate pure in pattuglia voi. Gold? Gold, imparerai mai a leggere le convocazioni? Ce l'ha con me? Sì, vieni, sono venuto in ufficio a parlare. Che qua tu. Non leggi mai le convocazioni che ti fanno? Io l'ho letta la convocazione, lei ieri non c'era superata. Non ti sei palesato 24. Però, eh? Non mi sono palesato, guardi i registri in cui ero in città, lei no, non c'era. Dico, parla con me in ufficio, non hai parlato con me in ufficio. E per forza, ieri ti ho pure cercato ma non c'eri. Potevi scrivermi? No, mi potevi scrivere te per email se mi aspetta stavi cercando. Aspetta che non vedo nulla, aspetta che devo ispezionare il cellulare. Perfetto. Aspetta. Andiamo. Posso, posso. Andiamo in ufficio che ti devo parlare di una cosa. Sì, tanto già so cosa mi devi dire. Un arresto che non c'entra allora, nulla. Qualcuno di voi ha le prove. Adesso non è che tu devi rimbalzare la palla Vega. Ma non è che rimbalzo. Non è che rimbalzo la palla. Io non ci sono più stato. Quello lì se n'è andato, non è più tornato. Per me lui sta ancora in cella. Non so che fine ha fatto, non so chi l'ha interrogato, non so nulla. Vabbè, allora quindi mi dici un attimo, fermiamoci qua perché non ci vuole essere fino al terzo piano. Nel senso, manco mi ricordo che cazzo ha fatto il Lloyd, no? Saliamo, ma che tanto qua sopra il terzo piano, quindi a questo punto saliamo. Ma bello Lloyd. Oh, ma questo, ma Coleman? Ma lì c'ha l'ascensore. Stavo dicendo. Allora. Non so chi sia bene, però il procuratore è incazzato perché ad oggi ancora non gli sono state pervenute delle prove. E che prove tu, vuole? E della Vega viene rimbalzata in continuazione, ma questo ma c'era lui, no? Quelle se c'era lui. Cioè. Ma quali prove? Di cosa? Per il che rinvio. Che vuole questo? Ma che rinvio? Per il possesso di documenti falsi. Cioè, e che gliel'ho fatto io? Però non so, c'era un arresto, dicevano che Gold e Vega avevano le prove. Sì, ma guarda ma che Gold ha fatto tutto c'era, quanto non lui. C'era Gold. Io non ho fatto e nulla. E io l'ho lasciato a Vega insieme a... A chi? Infatti se vai a vedere nella fedina in documenti, se vai in documenti, leggi che io l'ho lasciato ancora così sospeso, perché io dopo non gliel'ho più finita a questo Lloyd. Ma nemmeno la finisco, perché non mi hanno detto nulla, io non l'ho più compilata. Insieme a Castellano. Insieme a Castellano e Cartero sulle mani, non mi ricordo, uno dei due. Mi sa sulle mani, forse. Guarda che è del 30 settembre poi sta cosa. E poi non so documenti falsi perché erano documenti veri, aveva del denaro falso. Aveva dei soldi sporchi, se vuoi vedere la foto dei soldi sporchi, lì c'è lo screen, non è un problema. No, aveva documenti falsi, tipo i documenti no, di permessi. No, non aveva falsi. Documenti. Sì, dei permessi falsi. Aveva. Sì, no, no c'aveva... non ce l'aveva, ce l'ho io quelli, non sono falsi. No, non quello del... c'aveva quel documento falso che aveva venduto. Sì, ma quello lì non è un documento falso, quello lì era un documento contraffatto che infatti, era la copia del documento che aveva ricevuto quell'altro che c'aveva il panir, chiosco dei panini. Comunque, nel senso... era un documento falso, è stato processo anche per quello. Quindi della Vega ci avrà le prove o no? Che ne so, se c'ha le prove. Sempre a te rimbalzano. Ma guarda che io questo qui non ci ho parlato, io l'ho lasciato al 30 settembre. Ha detto che c'è il video dell'interrogatorio, Sosa. Io l'ho lasciato al 30 settembre e non ho più rivisto questo. Non ho detto di no. Io non c'ero all'interrogatorio perché dal 30 settembre non l'ho più rivisto. Io gli ho fatto soltanto l'ingresso. E lì c'è l'ingresso, io ho visto la perquisizione e basta, dopo che gli hanno dato, che gli hanno fatto, dove è finito, se vedi ci sta la fedina mia, lasciata, basta che cerchi il mio nome, è una delle ultime, è la terza, se vedi è tutto quanto a zero, non è stata manco finita, lui non è più stato rifatto perché non so che fine ha fatto, per me sta ancora sotto. Allora a sto punto parlerò con della Vega e con Castellano ora. Dovevo sapere parlare con questo, cioè non è difficile okay, scrivere. Parla anche con della Vega. Io che ne so, cioè, che io gliel'ho detto no, che deve fare il processo, deve compilarlo oggi, l'ho detto che in questi giorni non c'è stato.
cosa sto ricordando? Sì, ma pure la fedina deve rinviare, deve fare rinvio processo. Sì, ma questo qui manco c'ha la fedina, manco ci sono reati. Per cioè, appunto... non c'è la falsificazione di cose. Poi c'erano pure minacce. Oh, scusa. Bastardo. Oh, oh. Ecco. Scusate. Madonna perfetto. Mia. Per l'appunto devono fare ancora, devono compilare tutti i moduli del mio. Se la faranno loro, che ne sanno qualcosa. Chi l'ha visto? E io che c'entro? Cioè. Eh no, perché tu hai fatto la fedina, quindi pensavamo... ho capito, ma se vedi la fedina lasciata a metà così dal 30 settembre, due domandine te le fai, no? Adesso della Vega parleremo con lui. Sì, vabbè, comunque gli avranno fatto, te lo spiego come è andata, su, gli avranno fatto loro l'interrogatorio sicuro perché io non c'ero. Questo qua mi sa che ha pure aperto una preghierina speciale che ha detto che erano giorni che stava in cella. Io non so come è uscito, quando è uscito, perché è uscito, non so niente. E mi sa che se ne è occupato Golem anche dopo, si è andato a fargli svegliare, no? Era quello? Sì. Questo qui che si è lamentato dice che stava da giorni in cella, ma non è che stava da giorni in cella, è che il pomeriggio non c'era, la sera non c'era, e quindi se io non te vedo, che ne so che fine hai fatto? Doveva continuare l'arresto con noi, dopo so che se l'è fatto Vegas e basta. Ne avranno fatto l'interrogatorio, non so chi c'era, con l'avvocato, manco so chi era l'avvocato, però se c'è arrivato l'avvocato gliel'avranno scritto per forza. Vediamo subito se Lloyd l'hanno scritto. No, non l'hanno scritto, quindi l'avvocato manco sarà mai arrivato oppure non l'hanno segnato. No, non mi ricordo, non c'era. Però lui sera, non l'avvocato. Lui però se leggi ci sta scritto che deve attendere gli agenti perché attende il suo avvocato. E poi se l'avvocato non è mai arrivato... Vabbè, caso chiuso. Vabbè, comunque sia, sì, aveva della roba del Bennis, documenti molto semplici, che erano delle assicurazioni che sono vere, quindi manco sono false. E poi c'aveva quest'altro foglio che era del... come si chiama? Del socio del Paninaro col carretto, lì col camioncino, che mo non so come Anthony. Si chiama. Sì, è il socio di Anthony. Era Floyd, la licenza a nome del socio. Ah no, il socio non me lo ricordo. No. Ah no, il socio, non è Anthony. Quella lì era a nome del socio di Anthony, tant'è che l'abbiamo pure convocato e gliel'abbiamo chiesto. Quando abbiamo chiamato Anthony per fargli chiedere il riconoscimento del tipo, il tipo già se n'era andato a dormire, non c'era già più da una decina di minuti, c'era pure Coleman all'epoca. E poi non lo so che è successo. Comunque, se mi deve parlare, se non mi manda un messaggio in privato, un'email, una raccomandata... Ma se l'ho dovuto fare pubblica perché il procuratore mi rompeva i coglioni e voleva che io agissi come sergente. Sì, ma è inutile perché io non le leggo a me perché me l'hanno inviato in messaggio privato. Cioè... ho capito, ma sai quante cose c'ho io? Cioè, tu non hai idea. Io non ne ho uno o due, io ne ho 20. Gruppano applicativi vari cartelli. Sì, ma... sì, ma questo... quando la polizia lasciano fuori, se quando vedi la pallina rossa vai a vedere cosa... Sì, ma il problema è uno, non so se è chiaro. Io oltre a questo, che per me questo qui diciamo che è una cosa di favore che faccio per aiutare, io ho altra roba di lavoro, quindi io tengo pinnati quelli, questo qui è uno degli ultimi, capisce? Quindi se mi mandano un messaggio lo leggo e rispondo. Se non c'è il messaggio, può taggare quanto gli pare. Ma che radio, che radio. Mo perché me l'ha scritto un altro, perché se no niente. Io stavo tranquillamente altrove, faccio lei. Sono venuto appositamente in città. Se me lo diceva, venivo. Ieri ero pure al processo. Ieri sera non c'era, c'erano i processi e non si è presentato, che brutta persona. Sosa. Vabbè, comunque a posto, risolto. Certo che un sergente che non viene mai ai processi è una cosa molto brutta. Vero, Cole, ma grave, proprio grave. Io c'ero. No, sì. Infatti lui c'era, mancava Smith. C'era un giudice barbuto. Alla posizione indicata. Era di uno stupido quel giudice, allucinante. Questi giudici moderni. Mamma mia. Che poi non ha manco dato ergastoli a nessuno. Ma che fai, Coleman? Stavo a dare un po' d'acqua adesso. Fammi bagnare col bicchiere d'acqua. Andiamo in pattuglia. Dai, facciamo vuoi che te passo la pattuglia? Una spuntatina? No, no, grazie. Ah, Smith. No, una bella passata sui capelli. Le mie foglie. Facciamo una sporbiciata. Sì. No, mi piacciono. Vabbè, andiamo in pattuglia, dai. Andiamo. Mi serve un po' di. Mi serve la pillola magica, sergente. Devo fare la fotosintesi questi giorni, quindi non mi tagliare nulla. Ah, scusa. Hai ragione.
Sta finendo l'estate. La, foto la fotosintesi devi fare. La fotosintesi devo fare. Rilascia lo stinto. L'ultima quando. Poi c'è l'inverno, appassisco. Però... Sì. No, caso... freddo. Casomai... Appassisco. Ah no, è vero. Ma che cazzo sei allora? Un albero? È una pianta. Una pianta di merda. Secondo me, secondo me è una pianta grassa, così non ha problemi di bere. Assolutamente no, esatto. Infatti non bevo mai io. L'albero allora azzurro di Dodò, eh. Che? Albero azzurro di Dodò, sai? E mi prendo il giubbotto, mi prendo il giubbotto nella volante. Perfetto. Io. Adam 3. Adam 3 sta nessuno. Adam 3, abbiamo ritrovato Scott, il collega, la portiamo in centro. Ottimo. Aspetta. Prendendo un budino, ragazzi. Stacci vicino, Smith, che il tuo ossigeno ci fa bene a me, Gold, eh? Assolutamente sì. Senza di me non vivete, senza di me, capito? Sì. Non esiste essere umano. Stacci vicino, allora, facci respirare questo esageri, ossigeno puro. Smith. Non esiste essere umano senza piante, signori. Non esageri, che lei è un raccomandato, ecco. Ma cosa vuole? Cosa vuole? Lei è stato raccomandato, non si lo dimentichi. Mamma mia, mamma mia. Ti ricordi Gold quando eri pelato, che un giorno andavamo in pattuglia insieme la prima volta, ti ricordi? La primissima pattuglia insieme, tu eri sergente, io ero agente. E mo si sono invertiti i ruoli, esatto. Ha visto? Io sono sergente, adesso, sergente. Adesso io sono federale e lei è un sergente, però ne ha fatta di strada. Eh sì. Io sono retrocesso. Eh già. Di qua quando eri andato, cercavi, mi ricordo in quel periodo, quella volta lì che stavamo in pattuglia, cercavi una casa da comprarti a Venezia perché c'erano molte sparatorie a Venezia, volevi comprarti una casa per andare a indagare lì. Ma in realtà all'epoca me l'ero comprata a Gro la casa. Lo so, me lo ricordo. Me la volevo comprare a Gro, però era finita male. E grazie a me iniziarono a mettere altre case perché mi ero incazzato e mi hanno messo tutte le case sulla costa che prima non c'erano. Quelle all'800 non c'erano, l'ho fatta mettere io. Sì, lo so, ma poi dopo mi ricordo che tu volevi... Tant'è che l'802 c'ha l'interior di una casa molto 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 figa, perché sarà fatta appositamente per me e ogni volta se la comprano queste teste di cazzo perché fanno meta. Oh, filmiamola qua. Front away. Front away. Che targa è? Ce la possiamo fare. Eccolo. Oh, c'ho 216 km orari, qui, qui si revoca subito la patente, eh. Perfetto. Signore, spenga il veicolo all'istante. Chiavi sul cruscotto e scenda solamente il conducente con le mani ben in vista. Sono da solo. Spenga la macchina e scenda. Solo il conducente, mani ben in vista. Perfetto, venga dietro la nostra volante. Fare il controllo, signore, faccio io. Io controllo la macchina. Ok. Secondo solo, signore, che devo fare una cosa. Che succede, eh? Signore, documenti, grazie. Mi ripassi i documenti che non l'ho visti, sono caduti. Perfetto, patente per l'auto, Pato Speras. Spears. Spears. Un po' come Britney. Ah, Pato Spears, ok, perfetto, ora trovato. Mia cugina. Pato Spears, ok. Di nono grado. Ah, capito, capito. Signor Spears, ma si rende conto che lei guidava... Che velocità, collega? Che velocità toccato?
Pato Spears. 216 km orari. Siamo... 200? Ma se non ci arriva nemmeno. Molto oltre il limite. Ma di tanto. Ma riguardi un attimo quant'è che segna sull'autovelox? È 216 esatti. Vabbè, con la sua targa. Signore... Cosa dice? Cosa ci dice? Adesso discolpa. Non ho discolpe. Se... Lo sa che... Ci sarebbe il sequestro. Lo sa che abbiamo... In 80 km orari, come limite in città, sa vero? Quindi 216 meno 80 sono 136 km orari di eccesso. E dopo il... Allora, quindi dopo i 40 km orari di superamento del limite di città, ci sarebbe il sequestro. Quindi sarebbe 120, cioè è previsto il sequestro del veicolo. Quindi dobbiamo procedere al sequestro della sua auto, signore, purtroppo, e fare una multa di $3,000. Ecco la sua multa, signore. Paghi la sanzione entro 7 giorni, altrimenti raddoppia. Chiamo la rimozione. Sto chiamando la rimozione. Sì, sto chiamando la rimozione. Perfetto. Mi dispiace per lei, signore. Andava oltre 136 km. Ha ragione, previsto, che devo dirgli. Check con le mani in radio. Ha avuto un attimo. Avanti. Un problema. Sono un po' in garage con l'anno. Devo parlare un attimo. Massima urgenza, volevo. Aspetta. Sto aspettando il camion della rimozione che mi deve venire a sequestrare l'auto. Aspettiamo qualche minuto che mi rispondono, vediamo se non al massimo la portiamo a mano. Perfetto. Questo? Mi sa che non sono disponibili per la removal. Ah, oggi ho chiamato uno che era della removal, mi ricordo. Che era questo qua, mi sembra. Sì, squilla. Mo, guarda Jim. Salve, buongiorno. È lei quello, il contatto che avevo chiamato poco fa, però un'ora fa, per quanto riguarda la removal? Mi però... sono licenziato. Ah, vabbè, arrivederci. Secondo che mi chiamo il direttore della removal, che c'ho il suo numero. Il numero selezionato è al momento occupato in un'altra chiamata. Si prega di riprovare. Non c'è. È occupato. Niente, la partiamo a mano. Collega. Ma è... Sì, alla 167. Devo per forza venire laggiù, non posso fare il disquesto. Devo andare alla removal. Alla New York removal deve andare. Capito? Sì, ho capito. Vederci.
Perfetto. Perfetto. Bene. 216 patente ritirata. Sì. Cioè, vedo, 3.000 ore di multa l'autorità. No, no, la patente no, la il veicolo. Ci sta anche la patente, eh. No, la patente è solo nel caso di guida pericolosa, sì, no. Cazzo, 136 km orari oltre il limite di velocità, direi che è molto più che pericoloso, era oltre il doppio. E questi? Colla. Scott, dov'è che ti trova lei? Pronto. Chi è che mi cerca? Non d'accordo, ma un attimo chiedere una cosa. Mi sa che non te lo fanno fare. Chi? Va a provare ad andare all'aeroporto, vai a domandare. Ah, sono. Sto uscendo dalla centrale. No, non ce l'ho. Sto in garage. Siamo arrivando a Tendido, secondo. Ma c'è un incendio in centrale? Ciao. Perché? C'è il camion dei pompieri. Sono in centrale, Scott? Io sono sempre in garage. Al desk. C'è il pompiere là davanti. E vediamo cosa vogliono. Ma lei? Perfetto. Arrivo. No, ammazza, che c'è l'esercito? La squadrone, la squadra, cioè. Andiamo a vedere. Che vi auguro una buona andiamo, aspetta il parcheggio. Buonanotte. Parcheggio lontano perché non mi fido. Ehi, la Los Santos Department! C'era stato detto di tornare oggi per la sessione. Hai sbagliato di visa, mi sa. No, vabbè, stavamo facendo i volontari, sa. Los Santos Department. Le attività cittadine, sì. Ma chi gli ha detto che doveva tornare oggi? Signore con capelli azzurri qui dietro di lei. Golda. Dica. Hai assunto i ragazzi? No, io non ho assunto nessuno, li ho assunti Smith. Smith? No, li ho assunti... Nessuno, io no. Beh, ragazzi, possiamo lanciarci a bordo con voi? No? Ehi, dai, sono belli, dai. Stiamo facendo un po' di volontariato, ecco, per prepararci già, insomma. Entrare nel mood. Ci aveva detto mezzogiorno che dovevamo. Ercole, ma che fai? Ci assumi? Mezzogiorno avete parlato? Era per assumere. Mezzogiorno non lo riusciamo a trovare. Niente. Mi sa che stasera non c'è mezzogiorno. Abbiamo parlato con lui e ha detto che ci ha assunto. Ma pure lei, pure a lei, scusi. Sì, pure io, caro. Yeah, siete i tre moschettieri voi comunque, incredibile. Io sicuro che ha assunto anche lei. Sì, ma voi, ma in senso positivo, ecco. Cioè, ma come si chiama? Io, signor Trippas, mezzogiorno mi ha detto potevo fare il detective. Sei il detective? Sì. Ci sono. Sì. Sì, no, fa cagare quel posto, non c'è nessuno. Succede. Secondo me dovete andare a parlare con Cricia. Perché ci devono assumere. Possiamo lavorare in polizia? Ha parlato con Clint? No, abbiamo parlato con mezzogiorno. Sono andato a New York e parlate con Clint. Parlare con Clint a New York. Sono andato a New York. Per favore, dai, ci assuma. Per favore. Dobbiamo solo fare un po' di pattuglia, nulla di particolare. Ma so che Clint non vede l'ora di assumermi. No, Clint non ci vuole. Voi andate, ci vuole, andate lì e diteli, mi manda Smith, ha detto che mi No. Ma non c'è poi tranquilli che vi assumo. Cioè, non c'è Clint. Non c'è Clint. Voi cercate mezzogiorno, non cercate Clint, noi non possiamo assumere. Ma non posso proprio assumerti, non c'ho proprio il permesso di assumerti io. E chi può assumerci? Solo mezzogiorno. A mezzogiorno so che non vuole più venire qui. No. Cosa no? Chi sta parlando? È matto, hai i fantasmi nella testa. Non sono pazzo. Sono pazzo, sono matto. No, mezzogiorno c'è stato fino a poco, fino alle 9, stava qui. Esatto. Ma come? Detto di non lo fa apposta. Per essere assunti, ci ho detto. Non lo so, vi dice di venire di sera e lui se ne va proprio nel momento in cui. Vabbè, ci aveva riferito che aveva i colleghi che potevano farlo. No, non possiamo proprio noi, non ci abbiamo la polizia. Praticamente non possiamo. Ma non possiamo vestirci da poliziotto e andare a fare addestramento? Ma non è addestramento? No, è un reato. Ah, ok. Vabbè, anche perché è impossibile trovare in città altre divise simili alle nostre, capisci? Che buono. Come che vuoi? Ma sono proprio di umore, signor. Quindi ci può assumere? Oh, caro, come sta? Ah, caro, sono ferito, moribondo. Oh, merda, vorrei proprio aiutarti, se solo mi assumessero. Sì, dica. Se solo mi assumessero, sarei pronto a darti una mano in tutte le situazioni difficoltose. Io ho mandato una lettera. Ah, io non vengo fin laggiù, signore.
Non posso, non posso, non è proprio nelle mie abilitazioni farlo, capisci? Voi per entrare in polizia avete bisogno, cioè c'è bisogno solo di un curriculum, giusto? Sì. Prima un attimo più lontano che le parlo con calma. Adam 3? Noi, io e il mio collega qui, abbiamo... Parlo, certo. Sì, ok. Io e il mio collega abbiamo un'azienda, cioè un'azienda, una piccola attività di grafica, ok? Quindi facciamo curriculum personalizzate, consulenze per chi ne ha bisogno. Le faccio vedere una copia del mio curriculum, ad esempio. Tenga. Facciamo vedere. Ecco qui. Questo è fatto tutto da noi, siamo dei grafici, come le ho detto. Visto che sicuramente... Visto che sicuramente ci sarà qualcuno in città che non sa appunto che per entrare in polizia ci vuole un curriculum, noi siamo venuti qua per chiedere una collaborazione da parte della polizia, magari per farci guadagnare un po' di più. Se ad esempio noi vi diamo il nostro numero, ok? Ad esempio viene qualcuno che non ha il curriculum. No, dovete sponsorizzarvi voi, noi non possiamo, siamo l'ente statale. Cosa? Siamo l'ente statale, non possiamo sponsorizzare. No, no, voi non ci dovete sponsorizzare. Non possiamo dire andate da loro, non possiamo. Non dovete sponsorizzarvi voi, signori. No, non dovete dire andiamo. E allora cosa vuole, cosa è venuto a dire? Praticamente, lei, se ad esempio tu hai una macchina in mezzo alla strada, lei chiama un carro attrezzi privato. Così, se ad esempio viene una persona perché che adesso non ho i posti della legge, arriva a chiamare un carro attrezzi. Perché devono essere stati il carro attrezzi. No, ha ragione la gente. Cioè, non possiamo sponsorizzarvi, siamo l'ente pubblico. Va bene. Buona arrivederci. Dovete sponsorizzare da soli, signori. Hai ragione. Arrivederci. Arrivederci. Scott, come sei stato? Scott non sta bene, è ferito e provato. Non ho capito cosa gli è successo. Mi ha lasciato solo, mi ha lasciato. Mi ha lasciato solo, guarda. Mi ha lasciato solo. Sono stronzo. È ferito e provato, però tirava i calci. Stavo controllando una cosa qui io. Lo stavi controllando, eh? Tu secondo me sentivi la puzza, perciò non sei venuto con me. No, uno c'era, ma l'ho eliminato. Addirittura. Quello che ti ha tenuto per le palle per tutto il wipe. Vabbè, cioè. Vabbè, Nat è stato diventato un sogno. Ancora, poco scontata questa risposta. Non lo dice sempre, quando gli ricordo che è stato messo sotto scacco. Il fatto che abbiamo... Siamo, che, anzi, è stato di 20 contro 1. Che Drake... Più vabbè, signori... Devo andarmene. Allora, grafico di uno smette, siamo pronti a farci assumere. Era mezzogiorno, lo so. Grafico di uno smette, siamo pronti a farci assumere. Mezzogiorno, o Clint per New York. Vuole farsi un selfie, non lo so. Se andate a New York, chiede a Clint, non venite da lui. O cercate mezzogiorno, per lo santo, so Clint per New York. Ma se non gli fanno loro è inutile che vede noi, non possiamo... Arrivederci. Il cartello è un locale. Smith, sei veramente un bell'uomo, perché non ci assumi? Non possiamo. Ha bisogno di qualcuno, di qualcuno. Smith, se non sbaglio, lei era molto amico di un certo Garcia Martinez. Dai, eravate Smith, molto amici. Amicissimi, guarda. Dai, Smith. Signor Smith, guardi davanti a lei. Vabbè, guardi non lei, possiamo fare nulla con noi, veramente. Salitici e andate. Ragazzi, per dai, gente, per ragazzi, dai. Smittone, per favore, ci assuma. Partite per la tangente, cantiamo quello tornate. Che abbiamo preparato. Grande vai. Smith, mio Dio Smith. Per favore, Smittone, ci assuma. La prego ogni sera, mi assuma, per favore. Ma secondo me se date un bacio sulle labbra, Smith. Ragazzi, cantiamo quello che abbiamo preparato, dai. Grande Dio innato. Dai, Smittone. Per la tangente andata lo sai che ti rispettiamo per quello che sei, cioè un figo da paura. Allora, dai, da quello Smith. Che so, domani sera dovrebbe esserci anche il comandante. Capito? No. Domani sera, mezzogiorno, è qui e avrete l'opportunità di parlare direttamente. Smith, sei numero uno, dai, ci puoi assumere gentilmente. Sì. Scusa, no, io? No, non posso. Danielino, per favore, Smith. Mi assuma. Ma se lui è il numero non uno, posso. Io che so. È inutile per tanto. Favore, Danielino. È il numero zero. Oh, insistite pure, tanto non posso. Vabbè, sì, ragazzi, andiamo a vestirci da poliziotti, andiamo a fare un po' di pratica, dai. Posti di blocco in giro per la città. Allora, ci date una volante? Facciamo così. Se riuscite a trovare una divisa uguale alla nostra, vi facciamo fare un giro in Adamo con noi. Sì, poco che non ci sono più nei negozi. Ci dà una volante, per favore? No. Dai, la prego. Dai, Smith. La prego. No, però se mio Dio Smith, perché fa così? Se ne trovate una sempre così rigido? Sei un uomo tutto d'un pezzo, lo so, non so duro, un tipo tosto, però Smith, cazzo. Cioè no, un po' secondo Smith. Me Smith è uno più da scartoffie in ufficio, sbaglio. Secondo me è uno che gli piacciono le frustate a letto, in realtà. Ma... Sì, allora, quella è l'offerta. Se riuscite a trovare una divisa come la nostra... O se no, se o come la nostra o come quella Coleman, non è che non sei simpatico, sappilo. No. Come stai? No, dai, Smith.
scusami. Dai, Smith, ci assuma, per favore. Vabbè, voi andate a parlare all'aria, perché io non posso farlo. Quindi... Ma non possiamo proprio... La chiamata al capitano. Non abbiamo proprio l'abilitazione per farlo, capisci? Porca puttana, però, eh. Pure se volessimo, non possiamo. Ma andate a vedere New York, invece che solo Los Santos. Ma New York non c'è nessuno. È vuoto. Come non c'è nessuno? Codino, vieni un attimo, vieni qua. Aspetta. Io non c'è gente, ci sono gente. Oh, no, ma è piena di gente, ma non ci sono abitanti, è inutile, cioè li pagate per niente. È pieno di gente. Oh. È pieno di gente New York. Comunque, sì, chiedere, basta. Mi dai il permesso? No. Arrivederci. Cosa dobbiamo fare? Bastardo. Arrivederci, arrivederci. No. Oh, Scott. Ora sei più ferito e più leve, ma è più... Scusi, Smith, volevo dare una sciacquata. Volevo dare una sciacquata a... Coleman. Mi scusi. Ai, Coleman. Vale, abbiamo da fare noi. Coleman ci voleva. Noi lavoriamo al contrario vostro. Arrivederci. Ti devi sciacquare la coscienza, capito, Coleman? Gold. Dai, lavare. Scott, che è successo un grave episodio a Scott. Ti devi pulire la coscienza. Io farei battute con Gold. Parliamo un attimo con Scott. Cosa vi parla con Scott? È successo un grave episodio, venite. Mamma mia, un grave episodio con Scott. Che è successo, Scott? Ti hanno rubato? Ti hanno rapito? Hai detto al collega Johnson che mi hanno rapito. Ti hanno rapito? Chi ti ha rapito? Hanno rapito. E che canzone sì, sono? Ti hanno rapito ricordo perché abbiamo beccato Johnson a terra da solo, insieme al cane. Tu non c'eri. Cazzo voglio da... Hanno capito che mo sono ancora più cattivo di prima. Scott, comunque sono inferocito, sto. Scott, comunque, ci avrete di dire cosa su questo sindacato di sta minchia. Sindacato, ma i stipendi allora, sono sempre gli stessi. Allora, Smith, guardi, non mi tocchi questo tasso che tra poco esplodo. Che sindacato qua? Abbiamo fatto chiacchiera, ma non fa un cazzo. Abbiamo parlato con il signor caro ispettore Derek. Sì, abbiamo avanzato i nostri richiesti, stanno in valutazione. Poi hanno accettato. No, lo stipendio è stato accettato. E quando ci hanno aumentato? Ma poi questo... arriva 3.000. Ma io vedo sempre il mio solito stipendio. Ma poi la burocrazia. Ma solo a New York li hanno alzati. Come solo a New York? Sì. Ma poi dobbiamo avere rimborso spese. Dobbiamo avere rimborso spese. Oh, ma le cure mediche, capito che mi sono andato in ospedale, ho pagato $1,000. Ma mo ti pagano uno stipendio più alto, capito? Ma tu lo sai, pure ma capisci che se riusciamo ad alzare, cioè, questi stipendi vengono alzati effettivamente. Allora, quanto allora, guadagniamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, 10 documenti scritti bene, non buttati. Ok, già siamo a $5,000. 4 fascicoli e siamo a 4.000 e siamo già a 9.000. Tutto il cibo che ci siamo comprati. Qua ci dovete dare $20,000 di rimborso. Tu, mica noi, E io l'ho fatta la richiesta. È il rispettore che propone lo sciopero e fate sciopero perché non il rimborso spese non viene. Poi ci mettiamo tutti in malattia. Tutti. A te non è che ti manca tanto. Gold, ci hanno sospesi, Gold. Gold è stato reintegrato. Ah, ok. Ah, veramente? Mi hanno sospeso solo a me, allora. Sì, devi parlare con Smith, ecco. Ah, ciao Smith, che succede? Vabbè, raga, vieni subito dentro. Sì, subito. Ma c'è durata la Natale. Immediatamente. Così mi ha giornato pure a me. Non lo vedo. Oh, dimmi. Gold, prendimi in braccio. Che c'è? Ti saluta... Coordinatore check. Sì. Maeve. Oh, ciao Maeve, ciao bellissima. Deacon check. Che è Maeve? Ma dai, colleghi. Oh. Dica. Al Galli? Andiamo. Al Galli, gente armata. Sasa, no? Della Vega, parla con Smith. Andiamo, gente armata, andiamo, cazzo. Venga, vai in ufficio. No, non vengo, cazzo. Abbiamo un'emergenza, signori, un'emergenza. Hai visto l'ultima chiamata? Al Galli, raga, è qua, no? 5 minuti. Sì, qui ad Antaco convergiamo subito sul posto, siamo a 10 secondi. Tre quindi che siamo appena tornati dal... Da destra qui. Cosa andiamo sì, pure lo noi? So, prendiamo l'altra uscita. Quello cosa accade? Cos'è niente a mano? Che è il camion? Forse quella Lamborghini che avete colpito, eh. Fermalo.
Fammelo, fammelo. Scappa. Ti chiede 8:50 Colema. Vi siamo dietro, signori. Siamo a 10:80 dalla Lamborghini, direzione Piazza Centrale. Richiediamo assoluta 10:50 immediato. 10:4, andò e converto. Svolta a sinistra, sotto passo. Polizia, accosti immediatamente il veicolo. Sta rallentando alle sede dell'FBI. Accelera di nuovo. La Lamborghini, sì, la Lamborghini. Pistola alla mano, spara, eh. Occhio anche pitta, al raptor nero, con lei. Svolta a destra nel tunnel, svolta a sinistra, no, a lungo ci dà in culo, nord. Qui non va la veloce, perdiamo Smith. In autostrada molto probabilmente, abbiamo un'auto lenta. Mi siamo dietro, Smith. Adam 2 in coda. Non bisogna auto più veloci, la perdiamo in autostrada. La perdo, sta a 2.30, mi dà il velox. Io sto a 2.7. Esce. Rallenta, è uscito dall'Empire. Rallenta, gira a sinistra, direzione... Mandate un 10-20 a piacere. Ma che cazzo, non pittate! No, no. Teatro, Scott. Ma che cazzo è sta volante che pitta? Non lo so, ma mi deve far tagliare. Mi ha frenato davanti, sono io che guido, mi scusi. Ma sa, magari siamo usciti dall'autostrada, no? Magari rallentiamo. Ma veramente? Siete riusciti a prendere la targa? Vabbè, l'ho persa. Hai preso la targa, Gold? No. È rubata l'auto, mi sa che è rubata. Sì, sta diventando, mi sa che... Sicuro che era a sinistra. Mi sa che si è nascosta dentro le siepi, sì. Qua? Può essere che entrerà qua? Può essere. Contatto del soggetto. Madonna mia. Oh, aspetta. No. Ma quello è un BMW, non è la Lambo. Signori, facciamo un attimo un primo. Ma se hanno qualche dato dentro qui. Qua? Sì. No. Vabbè, diamo l'allerta una Lamborghini blu. Non ce l'ho la targa, non me l'ha presa. Ultimo avvistamento? Sì, ma non me l'ha presa. Capisci, a me non c'era. Ultimo avvistamento Galaxy. Quanto? Che c'avete, occhietti? Io sì. Okay. Muto, ma che vuoi. Cazzo di occhietti c'ha? Muto se vuoi. No, ma ti pare che c'ha gli occhietti Smith? Sì, ce l'ho. Sì. Oggi sì. Uh-huh. Vabbè. No, tutto che andiamo in modo. Allora, la Lamborghini blu dove può essere andata? Allora, aspetta, ripensiamo un attimo la dinamica. Su, sono andata a nord. Allora, Lamborghini. Chi sta guardando una live di qualcuno che si sente l'eco? Allora, però... Ma che? Ma è vero? Però, se non ricordo male, cioè, quando è uscito da qui il camion blu... Mm-hmm. Ok, è entrato qua dentro il furgone dei Vigili del Fuoco. Che c'entra? Eh? Non c'entra nulla i Vigili del Fuoco con noi, eh? No, ma facevano parte di là, perché sono usciti tutti quanti insieme. No, il Vigili del Fuoco seguivano noi dalla centrale. Seguivano noi dalla centrale, Vigili del Fuoco, no? No, non erano più da noi, Vigili del Fuoco, se ne erano già andati. Gente armata, non è che erano quelli che in realtà stavano a spara con l'idrante? Allora, senti, c'erano quelli. Vabbè. E poi c'era la Lamborghini blu, che comunque sia qui non la trovi più. No, sicuramente l'hanno parcheggiata. O l'hanno abbandonata? Vai verso nord, vai in Vinewood a vedere se l'hanno abbandonata. Andiamo a Vinewood, sì, ok. Sì, super. Dove? Lì. Dammi degli indirizzi. Io l'abbandonerei lì in mezzo alle case. No, ma sì, l'hanno abbandonata, hanno cambiato veicolo. Tu prendi, vai dritto, io l'abbandonerei. Però aspetta un attimo. Allora, noi possiamo cercare entro un chilometro da dove abbiamo perso il soggetto. Esatto. Mille metri. Allora, se stavi in autostrada e c'ha la macchina più veloce, perché è uscito questo? Perché sto vedendo qui. Che cazzo di senso c'ha? E allora mi sa che possa. Se sta da qualche parte tipo qua nei parcheggetti. Poi se furbo l'ha cambiata la macchina. Guarda, secondo me l'ha abbandonata. Qua non c'è un cazzo. L'ha abbandonata, allora, noi l'abbiamo perso là. Quindi io non vorrei che sia salito quello. Allora, da qua se sale dopo andrà? Nelle pellette, cioè secondo cazzo. Perché noi pensavamo che ha girato a sinistra, hai detto. Però se avesse girato a destra.
qui a destra, super di qua. Secondo me l'ha abbandonata qualche villetta qui. Vediamo un attimo. C'è un attimo, tu giri a destra, poi torni qui a destra di nuovo. Vai in una villetta, perché c'è un'auto. Qua già non lo trovi più. Se tu vai qui a sinistra la parcheggi in una villetta, basta, ha perso. Perché poi vai a piedi in mezzo alle case, nei giardini, ti si parte subito. Cioè, io se dovessi scappare dalla polizia, mi butterei qui in mezzo alle ville. Abbandonare la macchina e non parcheggiare queste ville. Io mi butterei qua sopra, alle ville di qua sopra. Esatto. Sopra. Perché poi dopo che succede? Ma tanto che cazzo ci viene mai a queste ville? Sì, perché sono posti molto poco controllati, sti qua dalla polizia. Se ci pensi, la polizia qua sopra gira veramente poco, eh. E chi è l'Adam nel 1080? Adam 2. Però... siamo in supporto. 10-4, comunque sia Adam 2, 1080, di una BF-409 per il centrale. Ah, io l'avrei pure infrattata dentro qualche casa. Ma infatti, esatto. Sarei entrato. Cioè, sai che tattica? Prendi, butti la macchina dentro una casa. Entravi in cancello aperto. Esatto, prendi, inizi a scavalcare tutti i muri di recinzione delle case. Scappi attraverso i muri di recinzione e non ti troviamo più. Basta. Esatto. Cioè, guarda che queste case qui di Vival sono dei labirinti incredibili. Mi fai blaggare la live, ragazzi. Mamma mia, oddio, mia. Sto guardando ora che lagga la live. Gli 80 ha perso. Ma? I mostri? Però io vedi i mostri, raga. No, è conto che sa che viene un po'. Raga, aspettate che so per i draghi, ma non so io. Cioè, vedo che ci sono delle cali drastici. Fate tutti quanti in saltino, così risolviamo. Ma è successo ieri a grosso problema. Ti ricordi, G? Ti ricordi, Gira, ieri che casino... Ah, mamma mia! Che botta! Dove era Gro, no? Sì, che abbiamo passato lì armeria vecchia. Tutto alto. Dove c'è pure il parcheggio sopra. Oh, la morte. Ultima, la morte repubblica c'era. La vita. Comunque, senti, io non lo so dove questo è andato, perché quello lì, secondo me, si è tornato in città un coglione, perché non dubito. Quindi sarà andato nel maglietto più fuori. Pronto, Londo? Smith, della Vega, lo devo mettere al corso, ho partecipato. Sì. Ah, ok. Per sospeso, vero? L'hai tolto? No, è ancora sospeso, però non può andare in pattuglia, però deve al parlare corso, va bene. Però il corso, sì, al corso, sì. Okay. Ciao. Che ha fatto che è stato sospeso? No, deve parlare con me, solo che non leggo anche lui, anche lui non legge. È per le Lloyd. Solo che non legge le convocazioni, l'ho sospeso a servizio. C'è la GPU al 100%. E per questo che credo che lagga. Ah, che sei finito sulla buggy? Per le villette non andava. Ma non hai controllato la prima via attraversa. Oh, Tetsuya. No, sì, è che la lascia così tanto vicino con noi che siamo dietro attaccati al culo. Ma visto forse che abbiamo perso la pacchetta da subito. Tu vai giù alla prima via. Ah, ma le torniamo indietro. No, ma giù no, perché si vedeva. Sì, ma se dopo non c'è un'altra macchina, da qui dove te ne vai? Scavalchi attraverso le villette, dentro i muri dei giardini. Sai cazzo che nascondiglio che. Cioè tu entri. Quindi, potenzialmente abbiamo due soggetti. Cioè, entri nel giardino, scavalchi i muri, ti nascondi dentro sti cazzi di giardini, che ti trova più. Cioè, io sinceramente non mi metto a cercare la gente in mezzo a questi sti. Dovrebbe essere andato di qua. Ma qua l'avremmo rivisto comunque. Ma non siamo saliti qua sopra. No. No, no, ma non sono saliti, ma poi in caso li avremmo dovuti rivedere. Però la mia domanda, il mio punto è, allora,
parti dal Galli, vai verso l'autostrada, ci puoi seminare, ma non vai più in autostrada. Ah, se ci vuoi seminare con quella macchina, sai che in autostrada non hai problemi, tanto più che sai perfettamente che a nord gli sceriffi non ci sono più di tanto. E poi a nord, ti butti a nord. E quindi ti potresti buttare tranquillamente a nord, però perché sei uscito dall'autostrada? Capito che ti voglio dire? Cioè, lui è uscito però qua. Però rallentava spesso, rallentava, si è notato. Allora, lui ha rallentato e è uscito qua. Ma sì, lui ha rallentato anche prima, ti ricordi tutto il tunnel lì, prima dell'FBI, c'era l'FBI? Sì, sì. Allora, lui ha fatto così il come giro. Se voleva essere... Esatto, come se voleva essere seguito. Sì, forse voleva distrarci dall'attenzione e portarci da tutt'altra parte. Al Galli qualcuno si è fermato a controllare se era andato a posto? Non credo proprio. C'è Carlo, il Coleman, mi dicevi? È con me, avanti. Ma al momento della chiamata al Galli sei intervenuto e hai... sei andato a controllare al Galli, sei andato a posto voi, sei andati a controllare? Sì, sì, siamo stati noi lì al Galli, erano tutto ok. Ok, perfetto. Cosa aveva fatto questo soggetto con la Lamborghini? Erano entrati armati nel locale, poi ci sono stati un po' di casini e se ne sono scappati. Erano due soggetti, quindi? Sì, sì, mascherati, uno con la maschera da teschio e pure armati di pistola. E c'era insieme alla Lamborghini un Raptor nero. Ah, Raptor nero. È vero, c'era la Raptor nero con loro. Quello non ci ha seguiti qui, però. Chi? Il Raptor nero con loro. Il Raptor mi pare che è andato... Va piano, torna indietro. No, sembrava. Ma allora io non vorrei dire una cazzata, ma mi pare che il Raptor è andato verso... sinistra, cioè non stava con noi all'inseguimento, o sbaglio. C'è radio qui dal desk, ci sono persone per il conseguimento del porto d'armi. Arrivo io. Arriva da Vega, della Vega, che devo parlare di sta cosa qua. Sì, beh, tanto ormai non li trovi più. Sì, sì. Della Vega, si faccia trovare l'ufficio al terzo piano, sergenti. Qui ci sergenti. Ah, ma sai che ho scoperto dove è mezzo? Eh? Ho scoperto dove è casa di mezzo. Dov'è? Ah, sì, sì, lo so dov'è, qui a destra, qua dentro. No? Sì. Qui a destra, no, non ci sta il campo da tennis anche. Ma va, no, cambiato, qua. No, 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 c'è no, il segretario del sergente Daniel Smith. 10-5. C'è il radio del sergente Daniel, no, Smith. È all'828 la casa di mezzo. Sì, sì, c'è radio Smith. Mi pare sia quella, perché oggi ce l'abbiamo beccato lì durante una sparatoria. No, ho capito, 10-5. Oggi stava lì durante una sparatoria, cioè siamo andati lì a una chiamata, stava là in giardino. Ha sbagliato nome, non gli rispondo. Comunicazione vuota. Ha sbagliato il nome, non gli rispondo. Ah, ok, ok, poi scusa allora. Daniel Smith mi ha chiamato. Daniel Smith. Ha cambiato nome. Lui se l'è inventato. Allora Smith ci scende qua, Smith o quando giù? Smith avanti. Cioè, non posso ripetere questo numero di cellulare. Vai, arrivo. Ho trovato sulla chat C. Avevo mandato un messaggio tempo fa. Mamma mia. Check. L'ufficio. Qual è il tuo ufficio? Ufficio sergenti, che fa? Sergente. Aspetta, ah ok, ho visto. Prego, 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 si accomodi. Che è successo? Te la vega. Che è successo? Lei non dica, legge le convocazioni. Se ci fossi in città, magari.
Mi chiamano un secondo. Come? Ah, ma prego. Pronto? Chi è? Presente? Sì, sono io, mi dica. Presente, sono Pincon. Sì, Pincon, mi dica. Vorrei parlare con lei, se è possibile. Al terzo piano, ufficio sergenti. Io sono un attimo occupato con un altro agente, però appena finisco posso parlare. Ok, va bene, mi chiama lei? No, venga su e tenda fuori, c'è un divano. Ah, ok, vengo su. Posso? Sì, arrivederci. Arrivo. Aspetta che modo la radio la convocazione, che... tu non la leggi comunque, nel senso... No, non c'ero, smette, mi spiace, ma non c'ero. La convocazione è dovuta al fatto che tu devi avere inviata presso una persona senza compilare moduli e nulla. E le spiego, Smith, non avendo esperienza, avevo chiesto a Coleman di farlo, perché non ho... l'avevo farlo, tutto. Okay? Sì, lo faccio, non c'è problema. Perfetto, Smith, mi spieghi una cosa, allora... Hai le prove, ce le hai tu, le prove... Sì, guarda, se vuoi... ...del possesso di documenti falsi... Allora ascoltami, immagino che il giudice tu lo conosca bene. Sì. Allora ascoltami con calma. Io ho Medal, che è un software che ho inserito all'interno della Bodycam, e ho parecchio dell'interrogatorio. I documenti ce li ha però Coleman, perché li ho dati a lui. Quindi i fisici ce li ha lui. E mo... Però mi serve anche nella prova video, ok? Le prove video sono tante. Sì, poi le manderà tutte. Sono penso 30 minuti. No, quelli ce l'ho sull'hard drive, sulla memoria della bodycam. Quindi non erano online. Ti devo mandare Ma te li devo mettere su internet? Ce li devo pubblicare? Sì, certo. Devi pubblicarli su qualcosa. O li unisci tutti quanti e li carichi uno solo. A cosa ti serve nello specifico? Dimmi proprio quello che ti occorre. Il modulo di rinvio processo serve. Ok, quello lo faccio. E nei video? E nei video cosa ti serve? L'accusa si vedono vedere. Ti racconto in breve. Noi l'abbiamo arrestato. Non devi raccontare. Devi scrivere tutto lì, mandare le prove video della bodycam, okay. Mi puoi dire dove trovo il link sull'applicativo, in quale sezione? Tutto quanto su rinvio a processo. Rinvio a processo, aspetta che mi vedo. Dani, ho perso proprio l'abitudine. Rimandati a processo, sì. È un anno che non lo faccio, purtroppo. Allora, quindi applicativo rimandati a processo, cioè compili il modulo come tu dico. Sì, no, dovrei saperlo fare. Quello dell'applicativo. Se penso che mi manca solo quello delle multe, perché non io l'ho fatto ovviamente là. Allora, devi aspetta. Su Discord con tutti gli altri. C'è un problema, Dani. Io non lo sai che non riesco ad accedere al database. Ma il database non c'è. Ah, quindi faccio gli screen di Discord, ok, a posto. Delle multe e tutto il resto. Comunque, okay. Fatti aiutare da qualcuno se hai difficoltà, anzi fatti aiutare da Rondo. Chi è Rondo, se ti può aiutare? Aspetta. Ok, c'è Rondo. Manchia da Rondo, dai. C'è Rondo. Vieni su ufficio terzo piano, sergente. Me lo faccio con Rondo, dai. Okay. Ufficio sergente terzo piano, Rondo, sali. Ok, vabbè, Smith, ma rimedio subito, non c'è problema. Smith, hai mai parlato con della Vega? Ci sono davanti, Rondo ti aspetta in ufficio, non stai rispondendo. Arrivo, sto arrivando. Ricevuta. Ora farò un porto d'armi. Rondo, eccolo qua. Vabbè, Smith, Rondo, mi metto in carreggiata. Il mio processo di un soggetto, sì. Ok? Non ho capito niente, aspettate. Ascolta. Aiuta della Vega a fare un rinvio processo di un soggetto, ok? Deve fare okay. Sì, basta che me lo fai vedere una volta. Ma ne parlate una volta, se non mi incazzo. Sì. Perfetto, Rondo, buona serata. Ok, però mi deve seguire lui e fare un porto d'armi prima. Sì. Vabbè, ok, vengo con te, dai. Pincon, entra pure. Ah, e mia cosa della Vega, è importante che ci siano le prove. Le prove dell'accusa, perché tutti i documenti che mi dici possesso di documenti falsi, io non mi metti un video in cui si vedono documenti falsi, ok? Allora, perché non mi interessa nulla di tutto il resto. Ho foto e penso di avere pure i video senza problemi. Se tu mi dici che l'accusa è possesso di documenti falsi, denaro sporco, si deve vedere che tu lo perquisisci e vedi la roba che c'è addosso illegale. Va bene. Perché è importante. Va bene. Perfetto. Salve, sergente, come sta? È andato bene, lei? Sì. Mi dica.
Allora, volevo chiedere, oggi c'è stato l'esame pratico, no? Per le regole, non ci sono stato. Il corso? Il corso per le regole, non ci sono stato. Volevo chiedere... volevo chiedere un recupero anche oggi o domani, se possibile. Avevo parlato... Si farà il momento in cui verrà fatto. Ho parlato con Cole, mi hanno detto che volevo chiedere a te. Ho detto, lui è disponibile per farlo... Giorno. Cioè, si fanno... Sai, i corsi si fanno praticamente come gli esami. Quindi i corsi si faranno... C'è anche Sergente Smith, mi dicevi? Me devo aspettare una settimana così. Avanti. Castellano, dove ti trovi così ti raggiungo? Ufficio sergenti, terzo piano. Arrivo. Così mi fa aspettare una settimana, sergente però. Deve essere per fare, non che... posso fare... ho capisco, cioè, se hai avuto delle cose da fare... Ma non è che scappa la centrale, Ma così trovo... Purtroppo difficoltà. Devo fare i corsi per tutti quanti, quindi... Non... Coleman me si era offerto di fare il... Vedremo di farne uno pomeridiano. Pomeridiano, magari sabato, ok, ci sarebbe lei? Sabato pomeridiano, sì. Vedremo di fare un corso pomeridiano il sabato, così magari chi non c'è la sera può farlo il sabato. Va bene. Va bene. Arrivederci. Con permesso. Arrivederci. Il telefono del tuo destino. Cazzo, cazzo, non stai più incontrando, Dio mio. Pronto? Pronto? Dimmi. Mi chiedeva Pincon se potevate fare un altro corso pratico tipo sabato pomeriggio per far recuperare magari chi era assente oggi. Vabbè, sì, ne potremmo fare un altro, non è un problema. Quando? Sabato? Sì, sabato del pomeriggio. Riuscireste a farlo? Vabbè, iniziate a confrontarvi per fare altri corsi pratici teorici, ok? Sì, sì, intanto io ci confrontiamo, voi vediamo. Comunque, sai cosa volevo fare? A New York c'è tanta roba, tanti edifici. Prima stavo parlando con il tipo lì, col collega di New York. Uh-huh. E ci sta un civico molto carino. Vedo se ci sta qualche portami, cosa nuova, portami sai? A vedere. Dopo sì. Voglio vedere anch'io. Ciao. Vabbè. Avanti. Buonasera, Castellano. Buonasera, me lo sento. Allora, questa l'avevo convocata? Sì. Per quanto riguarda il mio processo del signor Lloyd, ti ricorda? Mm-hmm. Lei aveva ancora delle prove video riguardo le accuse che avete dato al signore? Aspetta un attimo, Lloyd chi era? Perché forse è passato Lloyd, uno che aveva documenti falsi, soldi sporchi. Ma di quanto tempo? Documento intendo dire come permesso, tipo facci di permesso falso. Ah, ma quello là gli facemmo l'interrogatorio. Esatto, eri con la Vega, della Vega, ti ricordi? Sera, tardi. Sì. Esatto, ecco. Avresti le prove tu delle prove video? Sì, ho la registrazione della bodica. Eventualmente ti puoi confrontare con della Vega che sta facendo ora il modulo di rinvio processo per eventualmente mandare le prove per l'accusa, perché dovete mandare le prove, mi raccomando, in cui si vede che commette quei reati che avete richiesto l'accusa, ok? Ok, mo vado da... mi vedo con De La Vega e ci confrontiamo Sara. E organizziamo tutto. Buonasera. Perfetto, Castellano, le auguro una buona serata. Anche a lei, arrivederci, sergente. Arrivederci. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Per oggi si conclude qui la live. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi e punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per vedere le repliche appunto di tutte le live che faccio su Twitch. Quindi ragazzi, tanto per oggi chiudiamo qua, ci rivediamo un'altra live, vediamo nei prossimi giorni quando riesco a farle, e niente, vi auguro una serata, grazie a tutti ancora, e ci vediamo alla prossima live, ciao!